Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Alpi Cimbra, la montagna trentina vicina da non crederci. Lunedì 2 ottobre 2017, buonasera e ben ritrovati. La sesta puntata di Pianeta Bianconero è terminata da pochissimi minuti. La prima giornata da nuovo allenatore del Cesena di Fabrizio Castori. Giornata che abbiamo ovviamente seguito partendo dalle ore 15, dal primo allenamento diretto dopo appunto la sconfitta rimediata dal Cesena a Vercelli a Villa Silvia, dall'allenatore di Tolentino, e poi la conferenza stampa di presentazione che è terminata davvero da pochissimo allo Stadio Manuzzi a fare gli onori di casa il presidente Giorgio Lugaresi e il direttore dell'area tecnica Rino Foschi. Ma ovviamente il grande protagonista, l'uomo più atteso, era ovviamente Fabrizio Castori, che dopo 9 anni e soprattutto dopo 5 stagioni così veramente indimenticabili, se vogliamo, con tantissimi picchi verso l'alto, è tornato per una missione difficilissima, quella di risollevare e provare a salvare il Cesena. Parleremo ovviamente, andremo a vedere alcuni estratti, parecchi estratti, della conferenza stampa, e tra l'altro ringrazio ovviamente per il montaggio velocissimo i nostri tecnici, e poi andremo ovviamente ad analizzare, come sempre capita tutte le settimane, quello che è successo a Vercelli in questo caso e nell'intera giornata di campionato. Tutto questo dopo la sigla, vi aspetto. E allora, puntata speciale, e ci mancherebbe, dobbiamo dare il benvenuto, il bentornato a Fabrizio Castori. Un benvenuto lo diamo invece al giornalista del Corriere Romagna, Fabio Benaglia, giornalista e scrittore, direi. Ma insomma, comunque complimenti per la cravatta, ecco. No, al giornale, ecco, sì, vieni in canottiera praticamente, complimenti. 1-1 e palla al centro, sì, sì, tra l'altro lo potete leggere ovviamente quotidianamente sul Corriere, oggi un corsivo di cui parleremo su Castori, ma anche in libreria breve, perché così, una novità è attesa. No? Forse sì, a breve, tra un mesetto, qualcosa c'è. C'è ancora chi ha il coraggio, no, di pubblicare. Sì, ma metto le scuse dell'editore in fondo, quindi me la cavo con quello, esatto, non c'è problema. Esatto. Vicino a Fabio, è venuto a trovarci Nicola Campedelli, allenatore del Romagna Centro. Ciao e buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi. Ovviamente ex giocatore e anche allenatore del Cesena, conosce benissimo Fabrizio Castori per averlo avuto da tecnico in una stagione molto difficile per entrambi, soprattutto per Nicola, ovviamente l'ultima, quella di Fabrizio Castori, appunto sulla panchina del Cesena. E poi è tornato a trovarci Massimo Bagnoli, un amico del Cesena. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Alla mia destra do, e ci mancherebbe, il benvenuto a Laura Padovani, oggi elegantissima, direi. Grazie, grazie mille Luca. Ne approfitto quindi per ricordare che in parte questo programma lo fate anche voi telespettatori da casa. In che modo? Tramite la pagina di Facebook Pianeta Bianconero, che aspetta il vostro like se non l'avete ancora fatto, e tramite il numero di WhatsApp con il quale potete interagire, proporre domande per i nostri ospiti. Insomma, siamo in attesa anche del vostro punto di vista. Ovviamente seguiremo anche quello che accade al nuovo Benito Stirpe, lo stadio di Frosinone, bellissimo salotto appunto della squadra ciocciara. Al momento è 0-0 il parziale, seguiremo tutto questo, la partita tra Frosinone e Cremonese, con Andrea Zanzi. Ciao Andrea, buonasera. Ciao, ciao Luca, buonasera, buonasera a tutti. Solo un'informazione: Frosinone che è andato poc'anzi vicinissimo al gol, una traversa colta da Dionisi su assist di Ciano, ma al momento il punteggio è fissato sullo 0-0. Ci tengo a ringraziare particolarmente Andrea, con il quale abbiamo terminato poco fa il montaggio, no, della conferenza stampa di Fabrizio Castori, e anche Romano Natali, il nostro storico tecnico, che così ha trascorso praticamente tutta la giornata al seguito di fatto del Cesena, prima a Villa Silvia. Avremo anche un contributo con i tifosi che si sono detti ovviamente entusiasti di questo cambio, soprattutto di questo ritorno in panchina di Fabrizio Castori, e poi appunto il momento saliente di oggi, la conferenza stampa, il grande ritorno allo stadio Manuzzi, in attesa ovviamente del debutto di sabato sera
nell'anticipo contro lo Spezia. Prima ovviamente di dare un'occhiata a quello che è accaduto poche ore fa al Manuzzi, perché stiamo sistemando gli ultimi dettagli, diciamo così, andiamo ovviamente a vedere quello che invece è successo, l'antefatto, sabato allo stadio Silvio Piola, uno stadio evidentemente così non proprio un tabù per il Cesena, perché è il terzo anno consecutivo che accade qualcosa di non banale, soprattutto che il Cesena perde la partita che è costata la panchina ad Andrea Camplone. Vediamo gli highlights e il film della partita. L'ultima recita del Cesena di Camplone è un fiasco totale. Il 5-2 incassato a Vercelli è un'umiliante dichiarazione di resa dei bianconeri romagnoli ad uno stato di crisi esploso dopo la terza sconfitta consecutiva. Poco importa che nel primo tempo si siano visti i barlumi di un Cesena quantomeno presentabile, con Dalmonte a trovare in controfuga la rete dell'illusorio 0-1. Peraltro subito anestetizzata dal pareggio di Bergamelli su azione da corner, con Cascione ancora una volta sovrastato nel gioco aereo. La strepitosa serpentina di Iallo che porta al nuovo vantaggio ospite al 22esimo. Rimane l'ultimo segnale di fumo mandato dal Cesena in tutto il match, perché nella ripresa è tracollo. Gli Ozzi si divora l'1-3. Vero e proprio turning point del match, e al 14esimo arriva l'imboccata di Vives per Rovini, che affonda nella difesa bianconera come una lama nel formaggio fuso per il nuovo pari piemontese. Si prosegue con l'ennesima topica difensiva sul lancio di Germano per Rajčević. È il punto del sorpasso della Pro, che chiude poi i conti con Firenze. Guai mai il Cesena nutrisse qualche minima velleità di rimonta, ci pensa la follia di Scognamiglio a mortificarla. Calcio a Rovini a palla lontana sotto gli occhi di La Penna, che infatti assegna rigore. Vives trasforma il 5-2 e il Cesena si spegne del tutto. L'ultimo posto in realtà, l'esonero di Camplone pure, per un Cesena ormai in balia degli eventi. In balia degli eventi, sottolinea giustamente il nostro Andrea, insomma la terza disfatta, la terza Caporetto consecutiva che è costata appunto la panchina ad Andrea Camplone. Nicola, una partita non era neanche nata male, anzi due volte il Cesena in vantaggio, cosa che peraltro non era mai capitata quest'anno, i primi gol in trasferta, un primo tempo discreto, poi il crollo totale, un blackout di 14 minuti con i gol della Pro Vercelli che hanno ribaltato tutto. Sì, come hai detto bene te, era partita bene anche per poi dopo magari evidenziare le caratteristiche che aveva la squadra in campo, dove aveva due laterali molto veloci e dove si poteva colpire la Pro Vercelli, che comunque era una squadra che era in difficoltà anche lei, aveva obbligo di far punti, quindi ci poteva ulteriormente concedere campo. C'è stata l'occasione per il 3-1, quella poteva essere molto, molto propizia, e purtroppo non è stata realizzata, e loro credo dopo poco hanno trovato il 2-2 e da lì la partita è completamente cambiata, ha cambiato tutte le prospettive, è andata in favore assoluto della Pro Vercelli. La classica sliding doors, Fabio, il tiro di Gliozzi, ed è vero, a onor di cronaca poteva veramente cambiare, no, il destino della partita. Però da quello che accade dopo in poi il Cesena è oggettivamente ingiustificato, ingiustificabile. Guarda, sul momento pensavo, hai visto, gol sbagliato, gol subito, però mai come in questo caso è una banalità, è troppo facile fare gol al Cesena in questo momento, abbiamo visto il servizio, chi alzava la palla poi si trovava davanti al portiere, assolutamente troppo facile, in un contesto in cui un allenatore del passato, che non so se si può nominare, insomma, Pierpaolo Bisoli, una volta disse, io ero pienamente d'accordo, la fase difensiva è il migliore specchio del gioco di squadra. Ecco, in questo momento il Cesena non ha un gioco di squadra, perché non puoi fare due gol in casa dell'ultimo in classifica e non fare punti, e non puoi prendere cinque gol dalla Pro Vercelli. Adesso, il mio vicino di casa giustamente mi diceva, cavolo, ma l'ultima volta giocava Silvio Piola forse davvero nella Pro Vercelli quando ha fatto cinque gol, perché non va in casa dell'ultimo in classifica, vai per due volte in vantaggio, emotivamente puoi avere mille possibilità di fare punti, se ti sgonfi in questo modo allora è giusto cambiare. Certo, problema assolutamente mentale, al di là dell'analisi, come dicevi giustamente, dei gol subiti, perché davvero i primi due, cioè il gol di Rovini e successivamente quello di Rajčević, sono due gol fotocopia, no? Due lob, sì, scodellati al centro area, e poi
gli ultimi due francamente inquietanti. Ma sì, poi se ne prendi 16 in 7 partite, tu sai già che devi mettere le mani in qualche modo. Hai anche un portiere che è comunque un investimento interessante. Adesso Fulignari sta facendo un sacco di brutte figure, perché un portiere mi sembra che è troppo al centro dell'attenzione, o fa benissimo o fa malissimo. Cioè, un sano portiere da 6 in pagella che si vede poco forse sarebbe l'ideale per il Cesena, però in questo momento è aiutato zero dai compagni, perché non puoi vedere una partita dove Vives, che è un ottimo giocatore, però insomma, ormai al mio passo ha giocato come una mezzala del Barcellona. Uscito tra l'altro, eravamo a Vercelli con una standing ovation, no? Che si meritate, perché è certo, il migliore in campo per acclamazioni, insomma, ecco, però se vive, se ti diventa il migliore in campo e ti apre in due, ti devi fare delle domande. Assolutamente. Massimo, che domande ti sei fatto tu sabato pomeriggio? Ma io la prima mezz'ora ero anche abbastanza gasato, pensavo che potessimo portare a casa il risultato. Poi di domande poche, ho assistito a quello che non avrei mai voluto assistere, a un Cesena che dopo il mancato gol di Liosti praticamente è sparito, forse anche con la testa non ci sono stati più, ed è stata forse la più brutta partita che abbiamo fatto fino ad ora, anche perché ci si era un pochettino illusi di poter portare a casa il risultato e invece è andata male. Chiedo al tecnico, visto che abbiamo un allenatore, no? In questi casi parlavamo del discorso mentale soprattutto, dal punto di vista invece tattico la partita non era cominciata male, è vero? Due gol in contropiede su due clamorosi svarioni della difesa della Pro, però Dal Monte e Jallov prima dell'infortunio potevano essere così due grimaldelli per provare a scardinare la Pro. Sicuramente il discorso che avevamo fatto prima era andata bene, aveva fruttato questa coppia di laterali veloci e con grande gamba. Liosti poi riusciva ad allungare, anche perché l'occasione del 3-1 che abbiamo visto adesso, che si è mangiato, era stato bravo a crearsela, ad allungare la squadra. Da quel punto di vista avevano lavorato bene, purtroppo dal punto di vista difensivo non è stato altrettanto. Avevano cambiato delle dinamiche, perché avevano fatto il 3-5-2 fino all'ultima partita. Non so se è dipeso da quel punto di vista, ma io credo che l'aspetto mentale sia quello che ha inciso più di tutti. Invece con l'occhio dell'ex giocatore, in questi casi, questi blackout clamorosi, perché davvero a ogni azione, di fatto sembrava l'allenamento, no? Il classico allenamento, ogni azione un gol, no? In questi casi cosa si prova? Qual è lo stato d'animo? Immagino, insomma, abbastanza frustrante, no? Vedendo... Assolutamente sì, poi prendi gol simili, perché quasi tutti sono stati in bucate centrali dove il giocatore si è presentato praticamente tu per tu col portiere, con una difesa schierata, perché è schierata e bassa, quindi è anche difficile trovare quello spazio lì per creare un'occasione davanti al portiere, però purtroppo era una giornata che non girava da quel punto di vista e Cesena è crollato da quel punto di vista lì. Ecco, Andrea, abbiamo qualche domanda e chiedo anche a te, ti coinvolgo sulla partita, no? Certo. Hai preparato il servizio, insomma, la ripresa davvero così sulla falsa riga di Cittadella e della partita in casa con l'Ascoli, la prima difficoltà, la squadra si è liquefatta praticamente. Una squadra che si è liquefatta, mortificante la ripresa del Cesena, qualcuno poteva tranquillamente ipotizzare, ma allora a quel momento la squadra non giocava più per il proprio allenatore, perché prendere 4 gol in quella maniera dopo un primo tempo, seppur di difficoltà, sicuramente comunque accettabile, non ha giustificazioni. E infatti, Luca, mi ricollego proprio ad una domanda che è arrivata oggi pomeriggio, che punta il dito un po' sulla scelta di confermare Camplone dopo il match con l'Ascoli. Non credete sia stato un errore esonerare Camplone dopo la Pro Vercelli anziché dopo lo 0-2 contro l'Ascoli? Questo è il quesito che rivolgo proprio ai nostri ospiti. Bene, giriamo, facciamo un giro. Fabio, cosa ne pensi? D'accordissimo, era da esonerare dopo l'Ascoli. Non hai la scelta pronta, ribalta per una settimana, nel frattempo dai un segnale alla squadra che non accetti più l'inaccettabile e intanto vai in campo e poi aspetti con calma Castori. Quindi di fatto
lo abbiamo anche scritto, insomma, si è riproposta la settimana di pre-Frosinone dell'anno scorso. Il problema è che a Frosinone ci sta di perdere, è chiaro che a Vercelli un pochino meno. Eh sì, poi perdi a Vercelli prendendo 5 gol, 3 gol di scarto, insomma, poi sono 3 punti che contano, specialmente per quello che deve fare il Cesena da qui a maggio. Personalmente mi è un po' scocciato che il Cesena non sia intervenuto subito, poi sicuramente Foschi e Lugaresi hanno più esperienza di me, hanno più esperienza in queste situazioni e anche umanamente, ormai ce l'hanno dimostrato, sono abituati a dare comunque in extremis un'ultimissima occasione a un allenatore, per motivi affettivi, per motivi di budget, per mille motivi di equilibrio di gruppo, però a conti fatti resto della mia idea e giuro che l'avevo detto prima, non dopo Vercelli. Sì, sì, è vero, testimone, sì. Posso fare una domanda? Prego. Prendendo spunto da quello che ci ha detto Andrea, perché c'è stato un grande parlare di quello che ha citato tra le righe il nostro Andrea Zanzi, cioè sembrava che la squadra giocasse contro il proprio allenatore. E lo chiedo magari a Campedelli, che da giocatore forse è quello che mi può dire se queste cose, io ne ho sentito spesso parlare da ex calciatori, in molti l'hanno scritto, sì. E molti lo hanno commentato sui social network, può accadere questo? No, io non, a me non è mai accaduto, non ho mai vissuto queste situazioni qui, poi non ho vissuto tutte le situazioni che ci sono nel mondo del calcio, però io personalmente non l'ho mai vissuto e non ci credo molto. Io per fare un commento a 360 gradi bisognerebbe essere dentro, provo a leggere, estrapolare le parole degli addetti ai lavori, in questo caso del direttore Foschi, che ha parlato di una di poca convinzione e poca autostima, e credo che quelli siano magari degli aspetti che hanno, possono aver inciso a livello mentale e che hanno magari portato questa decisione, ma giocare contro l'allenatore è diverso, credo, vuol dire non fare il proprio mestiere, non vuol dire, certo. Dire fare, anche vuol dire non essere non solo giocatore, non essere neanche professionista, non essere uomo e non penso che questi ragazzi qui possono fare questi pensieri. Bene, mi sembrava giusto perché c'è stato tanto parlare. Domande, sì. Abbiamo tantissime altre domande, ci prendiamo però 60 secondi, un attimo di respiro, andiamo insieme a Sport Center e Europa System. Fischio d'inizio per la nuova stagione, che passa prima da Sport Center. Trovi i migliori marchi per lo sport e il tempo libero, fra cui Adidas, Puma, Nike, Lotto, Sport Center e anche forniture personalizzate a società sportive e rivenditore delle divise ufficiali Cesena Calcio. Prima che in campo, la nuova stagione passa da qui. Europa System Global Service. Logistica, pulizie civili e industriali, gestione globale di servizi all'azienda e nelle strutture sociosanitarie su tutto il territorio nazionale, solo con personale qualificato. Per info www.europasystem.it. E allora eccoci qua di nuovo insieme, abbiamo chiuso insomma con una disamina importante la partita di sabato contro la Pro Vercelli, quella che appunto è costata la panchina ad Andrea Camplone e ovviamente l'ingaggio, il ritorno di Fabrizio Castori. Allora qui possiamo indiscutibilmente aprire, no, la parte che probabilmente più interessa anche voi da casa, visto che veramente da poco è terminata la conferenza stampa di presentazione seguita all'allenamento, il primo allenamento di oggi a Villa Silvia. Qui intanto vediamo alcune delle immagini, tantissima gente ha voluto salutare così il ritorno di un allenatore mai banale, un allenatore che è, credo, come un gol all'incrocio, Fabio, a Cesena, mette tutti d'accordo in questo. Sì, la scelta migliore possibile, innanzitutto per avere di nuovo un fattore campo, perché non è che possiamo aspettarci un cambiamento epocale della prossima partita, calcio champagne, almeno non credo, poi magari poi lo vediamo. Però in questo modo sicuramente hai garantito un mese di bonus attorno alla squadra, insomma Castori in questo è un ombrello potentissimo alla credibilità del lavoro e anche poi della persona, si può dire, perché io non ricordo un allenatore che abbia attecchito in questo modo a livello umano a Cesena. Io proverei anche a fare un sondaggio fra gli ascoltatori, secondo me il 40% dei cesenati ha il telefono di Castori, che è un fenomeno assurdo che io ho constatato già tanti anni fa, perché è uno di quegli allenatori che può parlare con José Mourinho, Infantino presidente della FIFA o il tabaccaio sotto casa e lui si ferma per due ore a parlare
parlare comunque di calcio, e questo lo rende veramente unico. Insomma. E probabilmente anche l'80% dei ristoratori lo ha avuto ospite, credo, sì, sì. Ufficialmente o non ufficialmente. Sì, sì, è un po' centronanti metodista anche in quello. Sì, sì, in sì, questo, Fabrizio, assolutamente. Sì, sì, è un generoso comunque, conosce di spalle. Esatto, sì, sì. Esatto. E allora, dicevamo la conferenza stampa di Fabrizio Castori. Andiamo a vedere il primo estratto, così, che abbiamo preparato davvero pochi minuti fa. Vediamo. Che dire, io sono molto contento di essere ritornato a Cesena. Ho sempre considerato Cesena una piazza importante. Ho girato dopo Cesena, ho cambiato tanti posti. Me l'ho sempre portato come punto di riferimento, perché di piazze così ce ne sono poche. Ci dai una volta quando andai a Carpi, il primo giorno, che avevo una squadra di ragazzini con lo stesso entusiasmo, stessa voglia, e dissi su, mi sembra di essere ritornato a Cesena, per dire che tutto quello che mi rapportavo in concetti di intanto di lavorare come piace a me, poi concetti di ragazzi giovani, di gente che ha fame eccetera. Ricordo quando venni qui con Rino, che si fece quella squadra che poi vinse il campionato di C1 della Coppa Italia, che è una squadra composta da giovani, da ragazzi e dei giocatori, diciamo, che avevano cuore. E per dire, quando uno paragona una cosa vuol dire che quello che gli era rimasto in mente, no? Quindi ho sempre fatto questo raffronto, non ne faccio mistero. E poi si ritorna, quando uno è fuori è normale che debba ricominciare da dove ci sono i problemi. Se non ci fossero problemi nessuno lo chiamerebbe, quindi non è questo che mi spaventa, è l'entusiasmo che supera qualsiasi tipo di difficoltà e di problematiche. Quindi sono convinto che la voglia, l'entusiasmo, la fame, perché io ho grande passione, quindi a me la fame non manca mai, non mi sento mai arrivato, perché sono convinto che si può sempre migliorare. Tornare a Cesena per me è motivo di soddisfazione, pur rendendomi conto che comunque c'è da compiere un percorso impegnativo, ma non è questo che mi spaventa. Eccolo qua, insomma, inimitabile, direi, il solito Castori. Come l'hai visto, Fabio, visto che eri presente anche tu 2 ore fa allo stadio? Guarda, profondamente evoluto. Ho visto un tecnico che ha girato l'Italia e si vede che ha girato l'Italia. Io, sinceramente, fino a 8-10 anni fa non avrei mai pensato di assistere a una conferenza stampa di Castori in cui mi parla di droni, di tecnologia, di highlights, di ispezioni di allenamenti da mostrare ai giocatori. Ho molto apprezzato questo aspetto, insomma, la voglia di rinnovarsi di un allenatore che a 55, 57, ora poco più di 60 anni, ha comunque voglia di provare qualcosa di nuovo. Questo tra l'altro mi rassicura anche, perché Castori non è che è venuto qui per raccontarci di Lumezzane, di Pestrin, di quella volta di Papavaigo. No, Castori deve far fare gol a Iallo, Castori deve fare rinascere la Ribi, deve fare parare Fulignati, ed è un attore che mi ha rassicurato il fatto che abbia molto molto parlato di presente e di futuro. Ecco. Nicola, un'idea che ti sei fatto sentendo una persona che comunque hai conosciuto, conosci, ora è un collega, ma insomma è stato anche, credo, un maestro e anche un allenatore, ovviamente. Sì, è stato per me una persona molto importante. Io mi ricordo che io ero a Modena e lui è stato uno dei motivi per cui 10 anni fa, tondi tra l'altro, sì. Mi convinse proprio con la sua passione, col suo entusiasmo. Lui è vero, passa la sua carica, ma lui è piacevole viverlo, perché ha sempre il sorriso, è una persona e pronta a rassicurarti anche a volte, non solo a stimolarti, e questo è per me molto importante, e credo che riesca a creare, è riuscito a creare nel tempo rapporti forti, anche molto empatici con i giocatori, perché ha questa dote che ti trasmette carica, ma allo stesso tempo ha il sorriso, riesce a creare quello stato profondo che ci deve essere tra giocatore o allenatore, piuttosto che, come diceva Fabio, qualsiasi persona che ruota intorno, certo, in questo caso a Cesena, ma nelle sue squadre, che sia il tifoso, che sia un collaboratore della società. Questo aspetto qui, basta anche sentire 2 parole, lui ce l'ha naturale, ovviamente sa
che è venuto qui per dare una mano a questa società, non solo per crescere professionalmente, perché lui ci tiene tanto a questa realtà. All'occhio invece del tifoso che si accomoda in tribuna e che ne ha viste, credo Massimo sia il tuo caso, di tutti i colori, perché frequenti lo stadio da tantissimo, il ritorno di Castori che cosa rappresenta? Intanto persona stimata, una persona che sicuramente al tifoso piace, perché sono legati tantissimi ricordi, purtroppo quell'ultimo di 9 anni fa, che anche al mister è legato il ricordo di una retrocessione brutta, però l'uomo c'è, quindi il tifoso può essere solamente contento. Comunque non viene solamente, credo, ad allenare la squadra, ma dovrà anche rimediare a tanti errori che ha fatto la società. Io credo che 38 giocatori in rosa siano difficili da gestire quando c'è una competizione sola. I minuti per tutti non ci sono e non vorrei che questo magari negli spogliatoi portasse un po' di scompenso. Se arriviamo con il minor danni possibile a gennaio, magari poi le mettono a posto le cose. Proviamo a fare un altro giro, Laura, Andrea, così, certo. Perché insomma, ovviamente con il ritorno di Castori abbiamo tantissime domande, tantissime curiosità che ci vengono chieste e che vogliamo girare ai nostri ospiti. Decisamente gli apprezzamenti per il ritorno del mister sono innegabili, scrive Patrick da Bagnara, bentornato. Mister Castori, guerriero bianconero, e poi ancora Castori, grande uomo, e poi anche un grande allenatore, ma c'è anche l'appunto, qui non ci si salva neanche se arrivano Guardiola o Mourinho. Dunque un parere sicuramente in negativo, ma anche un appello. Questa sera è necessario fare un appello alla mobilitazione generale dei tifosi per sabato sera, riempiamo lo stadio, così scrive Mauro. Ma a proposito di Castori, anche una domanda che entra più nel dettaglio, quella arrivata nel pomeriggio: non pensate che Castori sia stato scelto per fare un po' da parafulmine e calmare i tifosi? Questo il quesito che viene posto. Ecco, Fabio, hai parlato oggi di questo argomento proprio sul tuo corsivo, no? Sul Corriere. È una qualità di Castori innegabile, secondo me è una valutazione che è stata fatta, senza dubbio. A parte che io poi ci ho anche un po' pensato, non so se voi siete d'accordo, non è che poi sia così un gran difetto piacere alla gente, insomma, ecco, perché bene o male poi arriva una persona stimata, è una persona che aggrega tutti, perché l'ultimo Castori, poi l'anno in cui purtroppo si infortunò anche Nicola Campedelli, fu rovesciato da una catena infinita di sconfitte, insomma, la società lo tenne fino allo spasimo, insomma, anche poi per il retaggio del passato, per quello che aveva dato prima, e comunque si è costruita una sua credibilità, Cesena gli vogliono bene, e il fattore Castori e il suo rapporto col pubblico è sicuramente importante, però poi non dimentichiamo, ecco, secondo me è riduttivo definirlo così, che negli ultimi 3 anni Castori ha fatto qualcosa di fantastico a Carpi. Castori ha stravinto la Serie B non avendo la squadra più debole, l'ha stravinta prendendo 28 gol in 42 partite, che è una cifra pazzesca, insomma. Per la cronaca il Cesena è già 16. Già 16 in 7 partite. È arrivato un rigore della salvezza in Serie A col Carpi, che insomma, se avesse salvato quella squadra in quel tipo di Serie A, quest'ora sarebbe veramente passata la storia, insomma, perché è come altro che tripletti, insomma, ecco, perché salvare il Carpi in quelle condizioni sarebbe stato fantastico. E l'anno scorso è arrivato comunque in finale playoff. Dunque arriva comunque un allenatore quotato che, secondo me, ribadisco quello che ho scritto, professionalmente ha fatto una scelta neanche troppo logica a venire qui, a livello professionale. Posso fare un passo indietro? Certo. Perché in tantissimi, ti prego, rimani al tuo posto, e in tantissimi, sia sulla nostra pagina, forse anche su WhatsApp, ma anche un mio pensiero, hanno giustificato Camplone, dicendo, e anche mettendo le mani avanti nei confronti di Castori, che come avete detto dicono i nostri amici, è molto rispettato, tanto che c'è chi dice neanche Guardiola, neanche Mourinho potrebbe, quindi si mettono le mani avanti per giustificare, e molti hanno scritto non è Camplone, non era Camplone il problema. È vero? Non è vero? Cambierà veramente le cose questo cambio? Altra domanda, scusate, che è una curiosità che ho io, forse c'entra davvero poco, però giusto, Castori è a Cesena amatissimo, tantissimo, non proprio dappertutto, perché a Carpi non è andata così bene. Non è stato così tanto amato, ha avuto un po' di problemi, si diceva, con i suoi calciatori, con la dirigenza, è andato via, è tornato, nonostante abbia fatto molto bene. E tu Carpi è una realtà che conosci. La conosco molto bene, conoscendo bene i carpigiani, avendo vissuto lì, io mi chiedevo come mai non fosse amato quanto da noi. Sì, beh, Castori ha avuto un periodo in cui ebbe profondi dissidi con Sean Sogliano quando arrivò come direttore sportivo. All'inizio della Serie A Sogliano voleva e riuscì
poi a cambiare profondamente la squadra che aveva vinto la B. Castori era contrario, arrivò anche a militare le dimissioni a un certo punto, arrivò a militare l'addio, poi invece rimase perché non aveva mai fatto la Serie A, giustamente era un'occasione da provare. Poi venne allontanato, vi ricordate, no? Ci fu la parentesi fallimentare di Sannino, certo, tornò. Ecco, più che con la piazza, ecco, furono dissidi con Sogliano, insomma, robusti dissidi, insomma, anche quello che mi risulta. E riguardo invece al discorso di Camplone, cioè che molti, comunque, molti tifosi anche sulla nostra pagina hanno scritto: non è il mister, non è stato il mister il problema. Sono d'accordo in parte in questo senso. Allora, secondo me questa non è una squadra orribile, mio parere personale, non è una squadra nemmeno da ultimi cinque posti. Da ultimo posto. Io temo che negli ultimi 2 o 3 anni sia diventato un po' troppo difficile allenare a Cesena, perché mi sembra un po' strano che Massimo Drago mi faccia una grande stagione e poi si sgonfi completamente dopo la cessione di Ragusa e mi faccia una serie di partite terribili dopo un anno precedente molto buono. Mi sembra strano a capire che Camplone, che subentra in pochi mesi, fa correre da Dio la squadra, fa giocare benissimo la squadra e la fa salvare con la sigaretta in bocca, poi riparte, viene venduto Crimi e mi gioca gli ultimi 2 mesi in modo inconcepibile, con le mani in tasca. Io poi ribadisco, Camplone per me è anche una persona piacevolissima, una delle migliori a livello umano che abbia conosciuto a Cesena, ha avuto una metamorfosi in questi mesi che io non mi spiego. E io spero, da persone esperte di calcio quali sono Foschi e Lugaresi, ne ho parlato anche un po' prima con Rino Foschi dopo la conferenza di oggi a Castori, che poi l'arrivo di Castori sia anche poi l'occasione per fare anche una riflessione in società, da dire, caspita, ma perché poi un allenatore ha la batteria che mi dura 8-10 mesi? Cioè, una volta Cesena era famosa per il contrario, no? Arrivava un allenatore emergente, tu lo lanciavi nel grande calcio e ti parlava di Cesena per tutta una vita. Ora io non sono sicuro che Drago e Camplone ricorderanno con molti sorrisi Cesena. Può, Nicola, ti chiedo da proprio allenatore, la cessione di un giocatore importante come Crimi o, diceva Fabio, Ragusa un anno fa, insomma, con Drago, sgonfiare in questo modo così proprio l'allenatore, no, anche nel lavoro evidentemente quotidiano, no? Perché c'è stata un'involuzione veramente, vedo anche che Massimo era d'accordo, preoccupante in questo senso, sia nel primo che nel secondo caso. Fatto un parallelismo eccezionale, nel senso, la questione Ragusa non me la ricordavo, però è reale, magari questo può aver inciso, però non dovrebbe portare a questa metamorfosi perché davvero le affinità sono anche perché, ripeto, sì. Anche secondo me io ho tanto da seguire la mia squadra, non sempre riesco a dedicare tempo purtroppo al Cesena, che comunque rimane sempre la mia passione, ma devo fare tanto e mi impegno tanto con la mia squadra, quindi non sempre riesco a vedere le partite e quindi avere un giudizio completo. Però credo anch'io che non abbia un organico così da ultimo posto, assolutamente, ma credo che ci siano delle situazioni, ma anche di giocatori che devono crescere come condizione, che devono crescere come sicurezza, ma soprattutto, e qui forse può essere il valore aggiunto di Castori, in convinzione, in autostima, nel credere in se stessi, credere nel gruppo, credere che a Cesena con questo gruppo si possa far calcio, si possa far calcio alla grande. E questo credo che Castori abbia tanti argomenti per convincere e credo che sia accettato qui, ma ho letto anche delle dichiarazioni che ha spinto molto su questo aspetto, sì, che è convinto nelle qualità di questa squadra. Se posso intervenire sulla questione di Carpi, io ho vissuto in quel periodo lì perché allenavo la Correggese, quindi abitavo a Carpi e era stramato dalla piazza. Dalla piazza c'era, io mi ricordo perché giravo per centro, quando è tornato avevano messo tutti gli educatori. Sì, il sindaco di Carpi era lui in pratica. Sì. No, tutti i cartelli. Guarda, i cartelli benvenuto Castori in tutti. No, no, ricordo anche in tutti i negozi. È stato, io lo sentivo dalla piazza, sentivo molto calore. Poi dopo, ovviamente, era nel periodo che era ritornato, poi le cose, poi dopo anche per lui non sono andate benissimo, anche se è andato molto vicino a ottenere quella salvezza, però io ho sentito quello vivendo un pochettino a Carpi, poi dopo ovviamente ci possono essere anche altre situazioni. Io ricordo anch'io striscioni, ne avevamo uno di fianco alla sede della radio per la quale lavoro, che è di Carpi,
me lo ricordo bene, lo fotografai proprio per dire, ecco, vedi, allora non so, perché io in realtà parlavo più con ultras, quindi forse una frangia un po' più spinta, piuttosto che magari il tifoso, come posso essere io, che ama la squadra e basta. Quindi, comunque, a Cesena, dove vai, vai, e bussi, dici Castori, e, insomma, tappeti rossi, e al di là di anche finali, no, poco edificanti, no? Ecco, sì, sì, sì. Nel senso... Non è stato l'allenatore più vincente, non no. È il più vincente, ma è il più convincente, probabilmente. Esatto. No? Sì, dopo, un po' può, un jolly. Quello che può dare, poi, secondo me, è dare anche un certo senso di appartenenza alla squadra. È una squadra che ha solamente un romagnolo in campo, che è Nicola Dal Monte. Questo, secondo me, è un grosso limite che il Cesena deve togliersi in fretta in Serie B. Ne ha altri due, diciamo tre, Farabegoli, Setole, Mordini, nel settore giovanile, più Moncini, che è arrivato a 16 anni, però... Il Cesena, secondo me, nelle sue condizioni, in quello che deve dare al pubblico e a maggior ragione per la situazione economica, deve assolutamente attingere di più e diventare di più un bacino d'utenza, uno sbocco ideale per il settore giovanile. Ecco. Il secondo estratto, Andrea, della conferenza di oggi parlava insomma della fase difensiva, il vero tallone d'Achille, no, di questa squadra al momento, 16 gol subiti, no? Eh sì, è innegabile, ne abbiamo parlato anche poc'anzi, la fase difensiva è sempre stato forse il tallone d'Achille anche del gioco della passata stagione, ma non ci si poteva aspettare un rendimento del genere e infatti anche qua i nostri telespettatori sono molto attenti, si chiedono proprio a tal proposito se dal punto di vista tattico è questo il problema più grande della squadra bianconera, cioè la fase difensiva e la protezione che non è garantita ai tre difensori che metteva in campo Camplone, e cosa potrà dare da questo punto di vista Castori? Questo è il quesito che viene posto. Ecco, allora facciamo rispondere proprio Castori, perché nel secondo estratto della conferenza di oggi ha cominciato proprio dalla fase difensiva, i tanti gol subiti, bisogna cominciare da qui ad intervenire, vediamo. Si parte dalla difesa, immagino, ora per assolutamente cominciare. Sì, come dice il mio maestro Arrigo Sacchi, io mi ritengo un sacchiano, uno, come posso dire, discepolo di Arrigo, quando le cose vanno male bisogna ricominciare la difesa, cioè quando una squadra perde le partite bisogna ricominciare a farsi un possesso, che non vuol dire mettersi dietro, ma vuol dire curare più quelli che sono gli aspetti fondamentali del gioco del calcio, l'equilibrio e la compattezza, poi da lì nasce il resto. Io ho il mio modo di fare calcio e quando Rino mi ha chiamato mi sono fatto un attimo un'analisi della squadra. E insieme ai miei collaboratori abbiamo visto che ci sono le caratteristiche, i giocatori hanno le caratteristiche per fare il nostro calcio e abbiamo detto, ecco, ho detto di sì. Poi ognuno imposta il lavoro e il modo di giocare secondo i propri concetti. Il mio è un calcio aggressivo, un calcio di compattezza e equilibrio, è stata la mia forza in tanti anni che alleno, non posso certo cambiare adesso perché ho le mie convinzioni e ognuno si deve portare dietro le sue. Poi al di là dei moduli, che i moduli possono anche cambiare, ma quello che conta è l'atteggiamento e sono i principi nel calcio. Ecco, sugli interpreti poi parleremo nella seconda parte, perché Castori si soffermerà anche su alcuni giocatori particolarmente attesi, come Jallov, Dal Monte, lo stesso Laribi, sul quale appunto abbiamo chiesto, e del quale anzi abbiamo chiesto appunto così qualche nozione tattica. A proposito di nozione tattica, Nicola, anche Andrea aveva sottolineato le domande che arrivavano da casa. Camplone, prima di Vercelli, fino a Vercelli, aveva utilizzato la difesa 3, poi è passato a 4. Ora la sensazione che si possa ripartire da qui, anche perché è la storia di Castori che insegna, no, nelle ultime stagioni, no, la difesa 4. Sì. Adesso i difensori che ha in rosa Cesena, i centrali difensivi sono Rigione, Esposito, Scognamiglio e Perticone. Il problema forse è a destra. È Rigione che ho nominato all'inizio. E, tanti centrali. Esatto, bisogna vedere su quali giocatori pensare di puntare, anche perché sono comunque... Dietro sono i giocatori forse più esperti del Cesena, sì. Poi tolto Cascione, che comunque è stato anche dietro, e Cacia, il resto sono un po' più giocatori un po' più freschi, diciamo. E quindi dipende, secondo me, la filosofia. È vero che Castori ha spesso adottato la difesa 4, e ha sempre puntato molto sulla compattezza, sull'ordine, sull'aggressività e sulla concretezza soprattutto, e credo che partirà da lì. Poi bisogna vedere
cosa vede lui e con quali i giocatori pensa di partire, anche perché vabbè, Scogliamiglio non so che qualifica. Beh, io credo che se venga, qualora dovesse essere riconosciuto il gioco violento, sono sicuramente tra i turni del regolamento. Esposito, credo che ci sia, non so. Esposito è da valutare, il problema l'adduttore, E sono stati dei problemi che ha avuto anche Camplone, cioè oggettivi, perché Esposito l'ha avuto pochissimo, ed è un giocatore che credo a Vercelli ha fatto bene, e comunque è un giocatore molto importante. Ha avuto proprio Scogliamiglio, è arrivato dopo e non è arrivato magari nelle condizioni... Che comunque ha abituato, perché Scogliamiglio ha fatto anni molto importanti in Serie B e ha avuto, credo, da quel punto di vista tanti problemi, ha dovuto adattare Cascione in un ruolo che non aveva mai fatto, e credo che anche Camplone abbia delle attenuanti, perché la difesa che forse aveva pensato non è riuscito mai a metterla in pratica. Anche Rigione è arrivato successivamente, non è arrivato subito. E vedremo Castori come intenderà affrontare tatticamente questo impegno. Ecco, Massimo, avevi studiato, no, le disposizioni di Castori, no? Dicevamo quello che era accaduto negli anni precedenti, poi il Carpi, la difesa 4, ti aspetti un cambiamento, immagino. Mi aspetto un cambiamento, però tornando al discorso di Camplone, le responsabilità ce l'ha e sono nette, credo. Quest'estate ci ha fatto sperare il lancio di un giovane, Farabegoli, lo ha fatto giocare, gli ha dato fiducia, ha visto tutte le amichevoli. Nel momento in cui può toccare Farabegoli, gioca Cascione. E dopo la gente un po' si incazza, perché Cascione dietro ha dato più di un problema, quando magari a centrocampo avevamo bisogno, come il pane, di uno come Cascione, se è in forma. Quindi... Sì, ho sentito che non tutte le responsabilità sono di Camplone, ed è vero, perché di solito si vince in tanti e si perde in tanti, non c'è mai solamente un... Era giusto comunque che venisse allontanato, e forse doveva essere allontanato subito dopo la partita di Ascoli. Castori, ci ricordiamo il suo calcio, e sono anch'io convinto che ci siano degli attori giusti per lui, lui gioca molto anche conta sulle fasce, quindi noi con Giallo Dal Monte, Cupis, che è sparito dalla circolazione, ma che comunque è uno che la parte sua la farà, e forse torneremo a contare qualcosa. La squadra non è la peggiore della Serie B, la Provercelli è sicuramente peggio del Cesena, dietro è imbarazzante. E non dimentichiamo che il Cesena ha perso anche con l'Ascoli e la Ternana, che... Insomma, al momento poi si è praticamente bloccata, no? Domani tra l'altro c'è la prosecuzione del match contro il Brescia, gli ultimi 70 minuti, Fabio, insomma, vedere quello che accade al mitico Pocheschi, no? Tornando al discorso difensivo, no? Ecco, il problema del terzino destro probabilmente, oggi Perticone è stato provato, no, Fazzi, perdoni, sì, quel ruolo lì. Oggi Fazzi, in prospettiva, personalmente non sono un tecnico, però tutti ci divertiamo a farlo, quindi lo faccio anch'io. Secondo me anche Don Cori in prospettiva non sarebbe una scelta sbagliata, insomma, per atletismo e qualità di corsa. Sicuramente difesa 4 con Castori, mi viene da dire che qualche giocatore diventerà indispensabile o quasi, mi vengono in mente davanti Iallo e Dal Monte. Credo poi ne parleremo nella seconda credo parte. Che Di Noia ne giocherà parecchi, insomma, perché è proprio la postura del centrocampista che piace a Castori. E credo anche una nuova dimensione di Laribi. Castori a Carpi si inventò Lollo dietro la punta, credo che avrà una collocazione molto simile, e poi insomma anche Scogliamiglio, insomma, ecco, il Peccarisi del terzo millennio, insomma, ecco, credo che ne giocherà parecchie. Sì, è vero, perché Scogliamiglio effettivamente come caratteristiche lo ricorda molto, no? Sì. Peccarisi, uno dei grandi fedelissimi, assieme ovviamente al fedelissimo numero uno che è Riccardo Bocchini, che diamo anche ovviamente una nota di cronaca, no? Torna a Cesena proprio come era accaduto 10 anni fa con il mister, con Castori, come sarà il vice di Castori, lui che è stato il vero castorizzato numero uno. Nicola ovviamente lo ha imparato a conoscere, personaggio, ti chiedo, insomma, straordinario, proprio davvero l'omologo, no? Dell'allenatore. Sì, stanno benissimo insieme, sono perfetti. Si completano. Assolutamente. Esatto, poi ci sarà il preparatore atletico Pescosolido, che negli ultimi anni aveva lavorato con Cristian Bucchi molto bene a Macerata e a Perugia, prima in Lega Pro e poi in Serie B, mentre come preparatore dei portieri viene ovviamente utilizzata, e ci mancherebbe, la soluzione interna di Francesco Antonioli, in più il collaboratore tecnico che sarà Tommaso Marolda, ex giocatore, sarà come l'ha definito, come si dice oggi, il match analysis, no? Cioè colui che va poi a verificare, proprio come dicevamo prima, i risultati della
così, tecnologia di Castori, no? Anche sì. Antonioli, il paradosso di questa, del Cesena, che aveva due preparatori dei portieri fino a una settimana fa, insomma. Sì, adesso ne ha tre, diciamo, ecco, due non lavorano, uno in campo, no? In più, ecco, c'è anche il figlio di Castori, che è Marco Castori, che è, sarà colui che filmerà gli allenamenti, insomma, poi li farà Andrà al montaggio, un po' come ha fatto oggi Andrea con le nostre... con la nostra conferenza. Allora, a proposito di conferenza, vediamo anche la terza parte, insomma, nella quale Castori si è soffermato anche ovviamente su due figure che ha ritrovato, le due figure che l'hanno richiamato dopo 9 anni, Giorgio Lugaresi e Rino Foschi, che erano con lui oggi allo stadio. Vabbè, parlare di Giorgio e di Rino, secondo me, io non voglio far ruffiano, non lo sono, quindi ho trovato in altre persone competenti di calcio. Quando sono andato a Sport Italia, che a Pedulano ha fatto la domanda se tornerei a Cesena, ho detto guarda che Cesena è il calcio, Alfredo, Cesena è il calcio nel senso che Cesena è comunque una piazza che sa fare calcio, perché sono persone che sanno fare calcio, quindi, ma non l'ho detto per fare il ruffiano, ho detto perché lo penso, io ruffiano non ci sono, quindi figurati se lo facciamo. Rino è una vita che è nel calcio, il press è lo stesso, non è che è da ieri che si inventa un presidente, credo che insomma la storia di Lugaresi a Cesena sia famosa come quella di Agnelli alla Juve, no? O siamo lì, insomma, no? Dico bene, Presse? Ancora un po' più di soldi. No, com'è durata, Presse? No, come disponibilità economica. Vabbè, ognuno dopo intende come vuole. Com'è durata, Lele? No, vabbè, non è poco fare presente, una famiglia fa presente tanti altri. Comunque, a parte questo, ripeto, io ho trovato delle persone che comunque amano il Cesena, questo è fuori discussione, e su questo concetto qui ci siamo trovati subito in sintonia, perché io sono sono attaccato, sono legato a questo ambiente, a questa società, a questa città. Ecco, qui direi che c'è è un minuto e mezzo di Fabrizio Castori, il manifesto dell'uomo Castori. Sì, il jingle di Castori, insomma, che mi è anche venuto in mente. Era anche juventino da giovane Castori, io mi sono sempre chiesto come è stato possibile, insomma, con tutto questo, perché magari se penso a Fabrizio Castori e Gian Piero Mughini, non so, che vanno allo stadio e pensano le stesse cose. Effettivamente. Beh, era capricciante, scusate, mi è venuto in mente così. Errori di juventino. Può capitare. Esatto, detto alla Mughini, sì, in effetti. Bene, vediamo un altro giro di opinioni, no? da internet sui nostri social, Andrea. Sì, si continua a parlare ancora dell'era Camplone che si è andata a chiudere. Salve da Alessandro, non so se i giocatori hanno giocato contro l'allenatore, di certo è che abbiamo dei giocatori che non sono pronti per la Serie B. Alcuni nomi che fa sono Liozzi, Moncini e Fazzi, sottolineo i pronti per la Serie B, che non include quindi un giudizio negativo in sé per i giocatori, ma semplicemente forse la tempistica con cui questi giocatori sono entrati a far parte dell'attuale rosa del Cesena. E poi ancora, cosa potrà fare Castori sulla fascia sinistra? Secondo me imbarazzante, soprattutto in fase difensiva. E da ultimo vediamo il messaggio che ci viene dato da parte di Carlo. A me dispiace per Camplone, ma quando l'ho visto mettersi a sedere durante la prima partita a Bari sul 2-0, mi sono preoccupato moltissimo. Ecco, allora, prima di rifiatare un attimo, vi giro la domanda sulla fascia sinistra, quello che potrà cambiare, anche perché poi insomma gli interpreti sono quelli, e c'è da dire che Mordini non aveva cominciato male, e anzi, un giocatore poi del settore giovanile, fa sempre piacere, Fabio, l'abbiamo sottolineato, vederlo in campo, no? Sì, io credo che insisterà su Mordini inizialmente, e secondo me, facevo anche riferimento al messaggio che c'è stato, e spesso noi tendiamo, anche per mentalità, a crocifiggere subito i giovani, cioè, mi viene adesso parlava anche di Farabegoli prima, il signore, poi magari anche di Moncini o Liozzi, io credo che se Farabegoli o Moncini avessero fatto 3 partite che ci ha fatto vedere o Cascione o Scognamiglio, noi avrebbero detto ok ragazzo, scusa, posto nel tuo posto, pensa agli studi. Noi un po' come italiani ce l'abbiamo la mentalità, no? Da dire beh però il trentenne ti serve, ti dà carriera, ti dà spessore, no? Il giovane non... siamo un po' una gerontocrazia anche nel pallone in questo senso. E mi ricollego, il Cesena è sempre partito in rosa con tanti giocatori, alcuni fatti, altri che speravano di diventarlo. Fazzi, Moncini, Liozzi sono giocatori che sperano di diventarlo e fa parte comunque della politica del Cesena. Se sbagliano questi ragazzi ci può anche stare,
È terribile quando sbagliano i trentenni, perché per ora hanno veramente deluso i trentenni, ragazzi, perché è stato un macello. Un po' come l'inizio dell'anno scorso, sì. Poi, perché insomma... Posso fare bene. Sempre un passo indietro, visto che parliamo di trentenni, esperti, mi viene in mente, e molti l'hanno scritto, per avere informazioni sullo stato di Cacia. E allora apriamo, lo diciamo subito, così, visto la nota di cronaca, no, di oggi, ma insomma, la lesione muscolare, la lesione al polpaccio... Lesione abbastanza importante, seguiranno accertamenti per capire veramente l'entità, no, di questo problema, Fabio, però la sensazione è veramente che possa essere qualcosa di molto serio. La sensazione è che nel migliore, ma migliore dei casi, si vada con un mese fuori, ma proprio nel migliore. Fortunatissimi. Adesso non ci si sbilancia, perché giustamente poi i medici fanno il loro mestiere e poi sono sempre tante, tante variabili legate all'età, legate alla prima volta sul sintetico, eccetera. Però dai segnali che abbiamo, minimo un mese. Posto che naturalmente i problemi ci sono, c'erano, ma Vercelli avrebbe cambiato qualcosa avere Cacia in campo? Personalmente non credo. Ok. Nota di colore. Bene. Prima di andare a Instagram, stiamo per dire... Fermarci. Posso? Prima, sì. Come? Per... Sì, no, sì? Prego. No, va bene. Nota di colore, perché mentre citavamo Farabegoli, un amico, Paolo Donati, chiedeva proprio informazioni a proposito di questo giovane. Quindi è stato proprio credo questione di secondi, eravate allineati mentalmente lì. No, volevo ricordare come si fa a giocare, visto che stiamo per andare a salutare gli amici del ristorante Pizzeria Rugantino, ricordiamo anche come si fa a partecipare al nostro gioco per vincere pizza e birra al ristorante Rugantino, che quest'anno è basato proprio sulle vostre foto e su Instagram. Quello che dovete fare è seguire il nostro profilo Instagram Pianeta Bianconero, che stiamo vedendo insieme nella versione web, quindi quella un po' più particolare, e dopo averci seguito per tutta la settimana voi potete postare foto che rappresentano la vostra passione per il Cesena Calcio utilizzando l'hashtag Pianeta Bianconero, quindi cancelletto Pianeta Bianconero. Noi andiamo in questo modo a racchiudere tutto quello che è in questa categoria, tutte le foto che vengono postate, e selezioniamo ogni settimana la più bella a giudizio insindacabile della redazione, lo diciamo sempre, quindi mio e di Andrea, e poi ogni tanto lo chiediamo anche a Luca, ma ci interessa poco quello che pensa, esatto. Questa non è la realtà delle cose. Instagram. È stato un po' difficile questa settimana perché ne avevamo due a tema Papa, che giustamente per stare sull'attualità, che ci hanno messo in difficoltà. Facciamo i complimenti però a Luana, abbiamo già postato la sua foto che coglie un momento dove passa Papa Francesco e credo gli venga lanciata una sciarpa del Cesena, sì, chiedendo al miracolo, sì, e quindi le proviamo tutte, anche questa è piaciuta moltissimo anche su Facebook. Vogliamo far vedere se riusciamo, Andrea, anche l'altra, che è un meme che è arrivato un po' prima in realtà della venuta di Papa Francesco, che ci ha fatto molto ridere, è amato, ecco qua, da tutti, la città di Cesena, l'aspetta la Ceperde, non è Fabrizio Castori. Poi in realtà, insomma, le cose sono andate così. Ecco, no, dicevo che ci ha fatto molto ridere, perché poi a brevissimo abbiamo anche la rubrica di Zani, che so che sei sempre molto, l'abbiamo spostata. Sì, non vedo l'ora di vedere il nostro Zani, e quindi mi raccomando, già da adesso potete postare foto nuove, hashtag Pianeta Bianconero, per concorrere per i prossimi pizza e birra. Detto tutto, non ci resta che andare a trovare gli amici del ristorante Pizzeria Rugantino. Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. A Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. Cesena dal 1888, cartoleria Adamo Bettini. Per te, due punti vendita specializzati. Nel cuore di Cesena, la bottega storica, vasto assortimento di cancelleria e tutto per la scuola, pregiati accessori per la scrittura, articoli da regalo delle migliori firme, catalogo con oltre 10.000 prodotti. Nella zona commerciale, invece, in via dell'Artigianato 240, il negozio business, con forniture per ufficio e molto altro. www.bettinidal1888.com
Vieni a trovarci a Mendola o visita il sito famobatterie.it per scoprire tutte le novità e i punti vendita. FAM Batterie Mendola. Accumulatori dalla bici elettrica all'astronave. Da Titano Store a San Marino, nella nuova esposizione di 300 metri quadrati, trovi tutto il necessario per il soft air, fucili, pistole, abbigliamento tattico, rivenditore ufficiale 5-Eleven e tutta l'assistenza necessaria garantita da anni di esperienza. Un negozio fornitissimo dove potete trovare armi a salve, ad aria compressa, balestre, archi, coltelleria, spray antiaggressione, sistemi di puntamento e di comunicazione. Titano Store è a Rovereta di San Marino, in strada degli Angariari 13, telefono 0549 90 12 02. Compra anche su internet al sito www.titano-store.com. Ciao Ale, e come va il tuo commercio online? Caro Luca, una delusione, poche vendite. Ma non conosci Syncro Più? Syncro Più? Sì, Syncro Più, gestionale che assicura il tuo sito ben 387 vendite al secondo. 387 vendite al secondo! Con Syncro Più il tuo sito vende di più. Vai subito su www.syncropiu.it. Telloneria Forlivese ti invita nel suo showroom, dove troverai tantissime soluzioni per sigillare oppure ombreggiare terrazzi, pergolati e giardini. Presente anche nel mondo dello sport e dell'agricoltura, produce coperture pressostatiche, fisse, serre agricole e coperture per biogas. Ti aspettiamo a San Martino in via Gandhi 16, dove potrai ricevere un preventivo personalizzato e senza impegno. Venite a trovarci presso il nostro showroom. Ogni giorno io sono tante donne e accanto a me c'è sempre una pelliccia Magnani. Posso essere dinamica e sicura. Vivere casual, sportiva e libera. E al momento giusto sarò elegante, femminile e romantica. E in tutte queste emozioni saprò sempre cosa indossare. Una pelliccia Magnani. E in più, da Magnani a Forlì, puoi cambiare la tua vecchia pelliccia scontandola sull'acquisto di una nuova. A Forlì, pellicce Magnani. Per tutte le donne che ci sono in una donna. Benvenuti in GM. Oltre 60 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, acciaio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza. 1000 metri quadrati di esposizione dove trovare la soluzione ideale per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati vi assisteranno per ogni vostra esigenza. www.gm.net. Gardini Store ti aspetta con la sua vendita di mobili online a prezzi imbattibili su www.gardinistore.it per arredare con un click. Da oggi accendi la luce per migliorare la tua vita. Scegli TLT Pure Green per la tua casa. Nuovo Mokka X con fari LED intelligenti. Scopri il mondo Opel Fratelli Magnani. Centrale del latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Alpi Cimbra, la montagna trentina vicina da non crederci. E allora di nuovo insieme, di nuovo in diretta, Pianeta Bianconero, la seconda parte che... Ovviamente dopo aver visto così le prime immagini, le prime sentito, le prime parole di Castori, poi andremo così ad analizzare anche altri aspetti toccati oggi dal tecnico di Tolentino in conferenza stampa. Ma prima, insomma, così rallegriamoci un attimo, ti no? Prego. Con io così. Aspetto questo momento come esatto, la venuta perché, del Salvatore. Ti dico, ci sono novità importanti sulla location. Siamo tornati a Roma. Siamo almeno. Tornati a Roma, ecco. E siamo tornati dal siamo barbiere, tornati direi. Francesco Zani da 0 a 10. Vediamo la rubrica.
Prendiamo la linea da Roma per le pagelle di giornata. Partiamo dai promossi. Voto 7 a Dimitri Bisoli, che con un gol molto pesante affossa il lanciatissimo Perugia di Federico Giunti. È un figlio d'arte, ma di questo passo potrebbe diventare anche più forte del padre Pierpaolo. Chissà che poi un giorno non gli venga voglia di allenare, arrivi a Cesena, eccetera, eccetera. Voto 8 invece all'Avellino di Walter Novellini, che fa anche rima, ribalta uno 0-2 casalingo contro l'Empoli e si trova nei piani altissimi della classifica. Chissà quanto rammarico per gli alpini a ripensare all'incredibile sconfitta del Manuzzi. Voto 4 al povero Ettorino Gliozzi, occhio spento e viso di cemento, come cantano ieri le storie tese, si mangia un gol decisivo che avrebbe chiuso la partita sul ribaltamento di fronte, cala il sipario sul Cesena di Camplone. Povero lui, poveri noi. Voto 2 invece a Gennaro Scognemiglio, che con la sua squadra sotto 4-2 a Vercelli e ultima in classifica decide di dare una ginocchiata in piena area di rigore a Rovini sotto gli occhi dell'arbitro con la palla in gioco. In questo momento Scognamiglio a Cesena ha fatto più danni della chiusura di Piazza della Libertà. Per oggi è tutto, linea a Cesena. Ciao! Allora erano le pagelle da Roma del nostro Francesco Zani, che ha prestato i capelli, non so se hai notato, a Balotelli dietro. Sì, ma infatti sì, ma è Balotelli quello, è Balotelli, una versione un po' Andy Warhol, sì, tipo, sì, no? Però discreta. E invece non sono riuscita a capire quello che spuntava dal suo ciuffo di capelli, cioè chi era dietro? Non lo sapevo mai. Io sempre, comunque sempre mi bello, fisso sempre, sempre sulla maglia di Lauro, no? Sì. I voti di Zani, insomma, che inchioda e ci mancherebbe il Cesena dopo la partita di Vercelli, errori individuali, ecco, quello di Scognamiglio che così lo apriamo una parentesi e poi la richiudiamo subito, perché davvero è abbastanza, un gesto abbastanza sconsiderato. Credo che il primo ad essersene reso conto, anche un minuto dopo, possa essere stato lui, no? Però così inspiegabile, Fabio, no? Ma sì, adesso fallo di frustrazione talmente sciocco che auspico, insomma, che l'avrà dimenticata anche lui, insomma. Poi tranquillamente stai perdendo 4-2, un avversario ha provato a fare il sombrero, a prenderti un po' gioco di te, ok, prendi il vocabolario, inventa due o tre insulti creativi sul momento e cavatela lì, insomma, ecco. Ecco, si parlava anche di Dimitri Bisoli, no? Un giocatore che invece sta facendo molto bene dopo la stagione del debutto a Brescia, davvero molto positiva. Si pensava potesse, no, avere mercato, anzi il mercato c'era, ma poi non ha lasciato il Brescia, un giocatore che il Cesena ha anche tra l'altro sfiorato, no, comunque da queste parti. Ecco, uno dei giovani forse più interessanti, al di là del... Sì, è un giovane interessante che poi tra l'altro sta facendo anche il suo percorso con pazienza. Io non credo che sia poi così sbagliato che lui faccia un altro anno di Serie B a mettere su minuti. Magari fosse andato, che ne so, in una Sampdoria, in un Genoa, a fare l'ottavo centrocampista e poi finire regolarmente in B al mercato di gennaio, credo che possa fare un percorso molto interessante. Tanto in Italia fino a 28 anni sei un giovane, quindi non c'è nessuna fretta. Può assomigliare a Nicola Campedelli? Sicuramente sta crescendo tantissimo. Io l'ho visto in primavera, si vedeva che aveva una mentalità favolosa, ma non era a questi livelli. Sta crescendo anno dopo anno e sono d'accordo con Fabio che il suo percorso migliore è ancora questo, perché trova continuità e lui cresce partita dopo partita. E questo è merito di una mentalità straordinaria. Però come caratteristiche, dico, io ricordo il Nicola Campedelli che giocatore, no? Forse nel finale, perché io sono partito dalla fascia, lui invece sì, è già partito da mezzala, cioè, io sono arrivato dopo, dentro il campo, prima l'ho presa l'arca. Eri più alla Florenzi all'inizio? Sì, io sono sempre stato un po' il jolly, ho girato sempre per il campo. E lui invece, almeno in questi primi anni, ho sempre visto o mediano o mezzala, più mezzala di inserimento, perché hai i tempi, poi c'ha voglia, una voglia travolgente. Sì, sì, assolutamente. Poi il campionato di Serie B, tu poi lo conosci, no? Da giocatore hai veramente giocato spesso, è una grande palestra in questo senso, no? Perché ti tempra, è lungo, insomma, gli stimoli, le difficoltà, i giocatori esperti, è la palestra ideale per crescere. Assolutamente, e soprattutto per chi ha voglia di crescere, perché poi quando arrivi in Serie A, che è un mondo a parte, la Serie A non è come passare dalla C1 alla B, dalla B alla A c'è un abisso in termini, sotto tanti punti di vista, soprattutto a livello muscolare, di forza, c'è un passo grande.
ci devi arrivare pronto e fare un passaggio in più, soprattutto se hai voglia di metterti lì, lavorare, crescere, continuare ad avvicinarti sempre di più poi a quello che ci sarà dall'altra parte, è meglio ed è una grandissima palestra la Serie B. Ecco. Dalle pagelle ai gol, ogni settimana ovviamente andiamo ad analizzare e vi proponiamo anche così le 5 reti più belle appunto della giornata precedente. Allora, la clip come sempre di Davide Bricolani, musica ovviamente indimenticabile come ogni settimana, poi Andrea ci spiega come votare. Vediamo i 5 gol più belli selezionati questa volta. Allora, abbiamo acceso il nostro frullatore dei gol come ogni settimana, direi che questa settimana diverse sberle da fuori area, tutte molto interessanti, quella di Muscati veramente straordinaria. Andrea, come si fa a votare? Ce lo ricordi ovviamente, poi vediamo anche un primo sondaggio, un primo esito. Assolutamente, votare è molto semplice, basta avere installata l'applicazione di Teleromagna sul proprio smartphone, il telefonino, il tablet, quello che volete, cliccando all'interno dell'applicazione su diretta la possibilità che viene data proprio di seguire i programmi di Teleromagna in diretta sul proprio telefonino, si accede direttamente alla possibilità di votare il gol più bello della settimana, il sondaggio con cui ci dilettiamo ogni lunedì e un sondaggio a cui state già partecipando comunque numerosi, le iscrizioni si sono aperte nel pomeriggio. In questo momento troviamo al comando Donnarumma, il gran gol di Alfredo Donnarumma nel match tra Avellino ed Empoli, mentre al secondo posto insegue una di quelle sberle, come diceva giustamente Luca, ovvero sia quella di Walter Lopez in Spezia, Bari, più staccati Moscati in Foggia Novara e sprocati in Parma Salernitana, mentre per ora abbiamo 1-0 possibile, credibile, quello di Filip Rajčević in Provercelli Cesena, anche se qui immagino entrino in gioco anche le ragioni di cuore. Chissà perché, insomma, quello di Rajčević, che tra l'altro è un gol comunque bello, perché è da fare, una volta che arriva la palla è da fare. Sì, sì, ha fatto una bella sberla anche Ciano adesso, però sul naso di un giocatore della Cremonese. Cioè, ah, ecco. Sì, ha evitato l'espulsione, non so in che modo. Ecco, sì. Ricordiamo, ecco. Frosinone, sì. Cremonese ancora 0-0 al minuto 36 e 10 secondi, quindi ne manca pochissimo, è la prima del Frosinone nel nuovo stadio, uno stadio tra l'altro bellissimo e per chi gira tutti i sabati, no, l'Italia, Fabio... Insomma, vedere finalmente noi abituati al Manuzzi, entriamo così sul divano praticamente, sì, sì, di, sì, casa. Sì. Però... Però anche certe palafitte poi hanno un romanticismo, no? Puoi chiedere, è facile per tutti andare a San Siro, all'Olimpico. No, insomma, su questo sono pienamente d'accordo, però ti ricordo che un anno fa eravamo... Raccontami la gara in diretta alla Cittadella. Esatto, ma la Cittadella ha un suo fascino, il Matusa di Frosinone il vero problema è sedersi, perché insomma, o sei 13 kg o probabilmente fatichi a proprio a posizionarti. Nel seggiolino. Bene, allora vi lascio 60 secondi per parlare dei vostri stadi preferiti, poi magari vi faccio un report io, perché andiamo a trovare insieme PLT e Fanbatterie. Da
Da oggi accendi la luce per migliorare la tua vita. Scegli PLT Pure Green per la tua casa. Luce e gas 100% green e made in Italy, senza costi aggiuntivi in bolletta. Visita il sito web o chiama il numero verde. Vieni a trovarci a Mendola o visita il sito famobatterie.it per scoprire tutte le novità e i punti vendita. FAM Batterie Mendola, accumulatori dalla bici elettrica all'astronave. E allora torniamo di nuovo in diretta, così a soffermarci ovviamente sul Cesena, sulla prima giornata di Fabrizio Castori, nuovamente allenatore del Cesena, ufficializzato ieri e presentato oggi dopo appunto l'allenamento condotto a Villa Silvia, tantissimi tifosi tra l'altro, e tra poco, pochissimo, sentiremo anche alcuni contributi che abbiamo voluto raccogliere grazie anche al nostro, dicevo, Romano Natali, che ha passato così tutta la giornata, no? Con vicino a Castori, prima al campo, e qui vedete appunto le immagini girate oggi, anche qualche notizia ovviamente proprio di cronaca, no? Il classico notiziario, Fabio, dicevamo, quello che era stato provato, no? Oggi 4-1-4-1 e 4-4-1-1, che non sono due prefissi, ma insomma i due moduli probabilmente preferiti degli ultimi anni di Castori. Sì, il suo marchio è stato questo, ma il suo marchio, al di là del modulo, penso che sia veramente un tipo di calcio molto molto verticale, ovvero quattro passaggi per andare in porta. Insomma, poi ecco la disposizione, magari è quella della palla al centro iniziale. Cambia totalmente un'idea di gioco. Ecco, dopo un paio d'anni di calcio orizzontale, di fraseggia a coinvolgere il portiere, credo che certe scene, certi tentativi, forse non da Serie B, non vedremo più, è stato un esperimento che è stato giusto provare, ora penso che si passi bruscamente al sodo. Esatto, di Cacci abbiamo detto, problema lesione al polpaccio, una lesione purtroppo pare piuttosto grave, con, insomma, almeno un mese, ma nelle migliori delle ipotesi più vicino ai due mesi probabilmente, considerando che Caccia di fatto non ha fatto la preparazione, che è arrivato l'ultimo giorno di mercato. Insomma, questo può essere davvero un problema non lo è invece la caviglia di Yallov, che sta recuperando, era uscito dopo un'ottima mezz'ora al Silvio Piola, insomma dovrebbe essere a disposizione sabato contro lo Spezia. Perticone è recuperato dai problemi cronici ormai alla schiena. Da valutare invece le condizioni di Esposito, che dopo un buonissimo primo tempo al Piola era stato indiscutibilmente il miglior difensore del Cesena, aveva sfiorato anche il gol nel finale del 3-1, è stato costretto ad abbandonare il campo all'intervallo. Vedremo nei prossimi giorni la marcia di avvicinamento alla partita di sabato sera. Dicevamo dei tifosi, allora abbiamo raccolto alcuni umori, no, di chi frequenta quotidianamente il campo a Villa Silvia. Oggi erano tantissimi, vediamo cosa hanno detto, come si sono così pronunciati sul ritorno di Fabrizio Castori, vediamo. Io sono contento che è arrivato a Castori, perché la squadra prima con Camplone non ci andava più dietro, e allora adesso speriamo con questo qui di migliorare, perché sennò qui siamo già nei punti bassi. Io penso che una città come Cesena, con tutti i tifosi che ci sono, con 9.000 abbonati, non merita queste classifiche. E speriamo, diciamo, di risollevare questa squadra, che mi è sembrata molto scarica, molto mentalmente. Secondo me come Castori c'è solo Bisoli a Cesena, e poi ci voleva dare una scossa un po' all'ambiente, ecco, e anche perché secondo me quest'anno a livello di qualità siamo veramente poca roba, almeno che ci mettiamo un po' di mordente, un po' di cattiveria, ecco. In campo scendono i giocatori, però sicuramente lui saprà dargli quel qualcosa in più che magari fino ad oggi non hanno avuto. Camplone certamente l'anno scorso aveva fatto abbastanza bene, sbagliava secondo me solo nei cambi. Quest'anno secondo me aveva perso un po' di fiducia assieme anche alla squadra. Però io avrei preso uno ancora più cattivo, uno più con qualcosa in più ancora, tipo Serse Cosmi. Siamo contenti dell'arrivo di Castori, mister con gli attributi, ma speriamo che la parte la facciano i giocatori, che mi piacciono poco purtroppo. Speriamo che il mister gli dia una bella svegliata. Adesso vogliamo vedere la colpa di chi è, dei giocatori o dell'allenatore? E basta.
Uno spaccato di vita quotidiano memorabile, credo, a Villa Silvia, ma d'altronde vuol la passione... Dire, donne, in chiusura, giustamente, certo. Avete messo la signora. Anche per perché fortuna. Un concetto giusto in questi casi si chiede sempre, no? Dopo l'esonero è veramente colpa dell'allenatore, oppure certo. Vediamo i giocatori, no? Come possono reagire. Ne abbiamo parlato. Senti, ma guarda, ma ci pensi che qualcuno dice che a Cesena c'è pressione? Questo è un servizio favoloso, ma dopo un esonero, una sconfitta con 5 gol dall'ultimo in classifica, servizio favoloso. Infatti Nicola, insomma, le pressioni a Cesena è un discorso che spesso per chi viene da fuori, un discorso che viene affrontato, ma un discorso spesso abusato, no? Sì, ovvio che 9.000-10.000 persone, che magari in altri stadi non le vivono le altre persone, e di una tifoseria molto passionale e, perché no, esigente, anche perché è giusto che sia anche così. E, ovviamente per qualcuno a qualcuno può dar fastidio, ma dall'altro canto può esaltare. E poi c'è un richiamo grande, io leggo molte interviste, prima cosa che io l'ho vissuto, quello stadio io ci sono nato e quindi è una doppia esperienza sia dalle tribune sia del campo, ma anche chi viene da fuori lo sente tanto questo impatto del Manuzzi, della spinta della gente. Infatti molti giocatori che arrivano io sono stato conquistato quando ho giocato al Manuzzi da questo stadio e tutti lo ricordano perché è unico sotto tanti aspetti. Ed deve essere una spinta, ovviamente non sempre le cose vanno bene e c'è chi queste pressioni, perché comunque possono esserci, perché possono crearsi, però sono sempre genuine, perché certo, poi dopo certo. Il giorno dopo no, la gente propositiva. Possiamo parlare di Cesena come una piazza che mette pressioni, cioè è chiaro certo. Che se come dice Fabio siamo in una situazione terribile, ma le piazze certo. Dove mettono pressioni, sì, dove ti vengono sotto casa, certo. I tifosi comunque tirarti. Qui si lavora, sì, sì. Ecco. Poi questa è la cosa più importante. Quello che intendevi, infatti questo era uno splendido allenamento post-esonero, no? Ecco. Che in tante altre piazze non vedi. Quello che dice Nicola... Penso che intenda questo, che Cesena è anche una tigre un po' particolare da cavalcare e lui ne ha saputo qualcosa nella sua parentesi in panchina, perché sicuramente è comunque una città con tantissime aspettative di campo, che si aspetta tantissimo da chi scende in campo, da chi va in panchina e da chi la dirige. Per fortuna, dico io, non si trascende quasi mai, insomma, qualche testa secca c'è anche qua, insomma, però non si trascende certo, quasi mai. Certo, io voglio farvi notare che cos'era la terza partita, eravamo in casa comunque con un esordio che non era dei migliori, con una curva, ragazzi, che la Serie A la può invidiare, cioè con una coreografia pazzesca e un entusiasmo incredibile. Poi se uno si fa sotterrare da questo, forse non ha scelto il suo mestiere. Capisco che in un momento in cui le cose vanno male, è chiaro che hai 10.000 persone contro. No, ma ripeto, è una persona genuina, ho cercato che comunque serve, perché, ripeto, lì ti senti giocatore a tutti gli effetti. Poi posso dopo... chiedere invece cosa ti ha dato l'esperienza da allenatore, perché poi comunque hai proseguito, no? Nella tua carriera che stai intraprendendo ancora tuttora. No? Cosa ti ha insegnato? È stata una parentesi breve, brevissima, però così, come... Ma, premessa a fare questo mestiere... Mi è entrato dentro, io ho sostituito forzatamente quello da giocatore perché ho dovuto smettere non per scelta ma per necessità. E trovare questo mestiere per me è stata una grande opportunità perché mi ha riempito quel vuoto e mi ha dato una passione enorme per fare questo mestiere. Ho passato varie situazioni, sono partito d'eccellenza, ho avuto questa esperienza in B dove... È durata poco, ma nel bene e nel male mi ha insegnato tante cose. Una delle tante, perché no, è continuare sempre a credere in quello che si fa, nel senso che fu all'inizio molto bello, perché era partito bene il ritiro e anche le prime due partite di Coppa Italia ci fu delle vittorie, del bel coinvolgimento. Poi è andato un po' scemando, non solo a livello di prestazioni, ma su tanti altri aspetti. Però poi bisogna ripartire. E quello è stata una forza. Mi sono ripartito due categorie sotto, ma perché a me piace allenare. Quindi io voglio imparare, voglio migliorare. Quello comunque per me è stato un passaggio assolutamente formativo.
Ecco, a proposito di allenatore cui piace allenare, torniamo ovviamente su Castori, sulla conferenza stampa. Aspetta. Di oggi, no? Ci torniamo fra un attimo. Va bene. Ti prego, andiamo prima da Combitras Enologica Sippi, 60 secondi. Se stai cercando qualcuno che lo faccia in modo diverso, con professionalità, passione e soprattutto con servizi particolari che ti renderanno sicuramente felice, Combitras allora è a tua disposizione per tutti i servizi di logistica, perché Combitras lo fa meglio. Enologica Sippi di Lugo di Romagna, da più di 50 anni, al servizio di produttori vinicoli e alimentari, specialisti nella fornitura di prodotti enologici per la vinificazione, conservazione e imbottigliamento dei vini, conservanti per industria alimentare, detergenza industriale, reagenti e strumenti per laboratorio, raccorderia in acciaio inox, tubazioni per alimenti. Allora, stavamo commentando le ultime battute, proprio manca un minuto alla fine del posticipo dello stadio Stirpe di Frosinone, 0-0, ma insomma si randella più che mai, no, direi. Sì, sì, sta finendo un po' a calci, insomma, una valorosa Cremonese che sta tenendo lo 0-0. Esatto, esatto. Allora, vi dicevo, vi dobbiamo ancora qualche estratto della conferenza di oggi di Castori che si è soffermato anche ovviamente sull'allenamento, sulle immagini che abbiamo visto, il suo primo giorno di scuola, se vogliamo. Vediamo. Ho già cominciato il mio primo allenamento e inculcando quelli che sono i miei concetti, quindi ho cominciato a lavorare sulle mie convinzioni, il mio modo di lavorare. Ho fatto 2 ore e 18 minuti di lavoro oggi e come l'ho visto comunque abbiamo lavorato, quindi adesso piano piano mi è servito anche per conoscerli, soprattutto oggi, che meno male il primo allenamento è anche difficile giudicare, qualcuno lo conoscevo, però impararne un po' le condizioni, le caratteristiche e l'attitudine a fare un certo tipo di calcio, secondo me è il primo elemento che ho fatto, mi è servito per dare un po', ecco, per prendere contatto, però questa è la strada che ho cominciato a tracciare e vado avanti, continuo, quindi e sono convinto, spero, è brutto dirlo, sono convinto che con questo percorso riusciamo a ottenere i punti che ci serviranno per garantirci l'obiettivo. Eccoci qua di nuovo insieme, insomma abbiamo qualche domanda proprio riguardante, no? Ancora Castori, così poi vi diamo anche il finale del posticipo. Eh sì, abbiamo alcune domande che si riferiscono ancora alla fase tattica, ma abbiamo i terzini per fare il 4-3-3, ipotizza questo telespettatore, qualora fosse appunto questo il modulo scelto, e qui il dibattito sicuramente è aperto. Ci sono tantissimi messaggi pro Castori, come era prevedibile, ma alcuni anche critici. I cavalli di ritorno sono quasi sempre dei disastri, così sottolinea un nostro telespettatore. Da ultimo, permettetemi anche un commento che è arrivato, che interessa proprio i nostri ospiti. Niente da fare, Fabio è sempre il numero uno, si può sapere qualcosa in più sul suo libro. E poi ancora un grosso saluto a Campedelli, ragazzo d'oro che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, così ste di Santa Maria Nuova. Allora partiamo con il messaggio promozionale, visto che ci sono ancora dei coraggiosi ascoltatori. Sarà mio zio, lo saluto, sì, esatto. ti guarda sempre. Esatto. Ma è una specie di romanzo sul calcio, insomma, ecco, l'editore ha una gran fiducia, io porto domani la bozza, insomma, vediamo se non me la tira sulla schiena, proseguiamo e lo presentiamo a metà novembre, insomma, ecco, è il romanzo di un ragazzo che prova a venire a giocare in Italia e avrà alterne fortune. Quindi piuttosto attuale come argomento, sì. Direi. Nel caso dovesse andare bene, e sappiamo che senz'altro così, ti aspettiamo poi per presentarci. A vostro rischio e pericolo, insomma. Assolutamente. Vedete. Con copie autografate per tutti, almeno per il trittico qua di Poveretti, che sai com'è, ce ne dobbiamo far regalare i libri, sennò... Esatto, no, sulle domande invece che insomma erano state girate, no, il livello tattico si parlava di questo, no, Fabio? Ma a livello di soluzione di terzini, secondo me ci sono anche esperimenti che si possono provare, oltre a Fazzi c'è Kupic, che secondo me potrebbe essere una soluzione interessante. Castori è sempre stato abbastanza creativo, fino all'estremo ogni tanto, insomma, provare anche certe soluzioni, quindi secondo me possiamo anche aspettarci delle sorprese. Sì. Kupic, tra l'altro, che era stato, lo diceva poi giustamente Massimo poco fa, proprio praticamente escluso, di fatto dimenticato, no, da Camplone, che a Vercelli
gli ha preferito Moncini, quello che invece è il ruolo di Kupić, probabilmente, cioè esterno alto, e lì dovrebbe fare vedere le cose migliori. Castori, durante la conferenza stampa, ha parlato anche di due giocatori su cui il Cesena punta giustamente tantissimo. Uno, tra l'altro, di proprietà, che è Nicola Dalmonte, ma il primo, no, su cui si è soffermato è Lamine Yallov. Allora sentiamo quello che ha detto Castori. Ecco, tutto un discorso a monte, no? Che bisogna un po' creare questa mentalità, questa ideologia di giocare la palla in verticale e di essere sempre corti in sulla palla, che non vuol dire mettere la palla, buttare sulla palla, non mi capi male. La palla va a giocare sempre, la punta deve andare lunga, deve allungare la linea difensiva, non deve venire incontro. Se viene incontro il gol non lo fa, uno come lui non lo fa. Non so se mi spiego. Non so, giocatori di altre caratteristiche magari possono venire incontro, non so, il Ciofani, questi giocatori qui, lui deve andare lungo. E la squadra deve giocare con questa prerogativa, che deve mettere in risalto le sue caratteristiche. Un po' come si faceva con Bakov con Lasagna. Lasagna noi l'abbiamo preso all'eccellenza, andava in Serie A. Quindi, meno male, c'è stato un lavoro che è stato fatto, io e lui. È lo stesso un Bakov. Quindi, se uno gioca in eccellenza, poi giocare in Serie A, qualcosa, no? Questo tipo di calcio qui gli è stato utile. Secondo me Yallov ha tutte le caratteristiche per fare questo percorso. Beh, Dalmonte è un esterno, cioè un esterno, può giocare anche esterno, seconda punta, ha altre caratteristiche, però anche lui è un giocatore sicuramente, lui ha tecnica, in velocità, devo ancora finire di scoprirlo in altre zone del campo, oggi ho messo esterno, che sicuramente si addice come ruolo, piano piano cercherò di scoprirlo anche in altre parti del campo, tipo seconda punta, non è che lo metto a fare portiere, magari come seconda punta, cioè magari in zona generale, se quello che può dare è sulla fascia va benissimo, magari messo in mezzo, voglio vedere come si trova. Eccoci qua, insomma, dialettica veramente strepitosa, no? di Castori. Nicola, visto che tra l'altro è un omonimo, Dalmonte, no? Un giocatore molto molto interessante, devo ancora scoprirlo, ha detto finire di scoprirlo, un giocatore che può occupare diversi ruoli, lo abbiamo visto finora alto nei tre, seconda punta, probabilmente non nei cinque, nel 3-5-2, però un profilo da provare, sul quale lavorarci, insomma. Sì, un profilo che secondo me piace molto a Castori, ma sono d'accordo che può piacere molto anche Kupić al mister per l'interpretazione che ha. E dipenderà molto da come vorrà giocare, se vuole giocare con esterni da 4-4-1-1, 4-4-2, se ci fosse stato Calcio forse sarebbe stato anche, perché ha detto Lasagna, sì, e Mbakog, sì. Quando... perché all'inizio non giocavano insieme, poi quando le ha messe insieme erano stati devastanti, e secondo me con Caccia e Yallov potevano formare, adesso potevano e magari formeranno, adesso aspettiamo il rientro di Caccia, però una coppia veramente molto interessante, ma diversamente avere comunque delle ali rapide e veloci, come ha detto il mister, Dalmonte è un giocatore che non solo gioca in profondità ma riesce a velocizzare anche con la palla nei piedi, quindi è una bella alternativa. Con Yallov disponibile ti aspetti la prima punta Yallov davanti, sì, insomma, sì. Decisamente sì, ma più che altro poi dalle parole del mister si capisce come lui abbia una gran voglia di sperimentare, di scoprire giocatori. Mi ricollego anche alla domanda di prima sugli esterni. A Castori piace tantissimo lavorare su un giocatore e poi lanciarlo e poi ricordarcelo per 30 anni che l'ha lanciato lui, perché sì, ha veramente una passione da campo incredibile. Ci ricordiamo ancora, no? Venne ceduto Nicola Pozzi a gennaio, l'anno della C1, ok, mezz'ora di mal di pancia, poi a posto, c'ho Bernacci, lavoro su Bernacci. In questo c'è stato sicuramente un salto di qualità, cioè hai un allenatore che un problema te lo fa diventare un punto di forza, un punto di motivazione per la squadra. Ecco, un limite di Camplone è stato questo, che un problema diventava un grosso problema ripetuto tutti i giorni. Infatti il discorso che facevamo, Massimo, no, di Ragusa e di Crimi si è amplificato, invece evidentemente Castori da questo punto di vista probabilmente può. Sì, ne avrebbe probabilmente, avrebbe trovato una soluzione, non si sarebbe depresso per un'operazione di mercato del genere, forse necessaria, forse no, non lo so, comunque l'hanno fatta. Bene. Allora, ancora tantissimo di cui parlare, forse abbiamo ancora un po' di Camplone, dobbiamo parlare del Castori, prossimo... chiedo scusa, il lapsus freudiano, adesso poi mi... Ci sta. E dobbiamo parlare chiaramente del prossimo turno, andiamo però prima da Opel Magnani e Sac Petroli. Sta diventando buio per girare! Dov'è Jürgen Klopp? Qual è il problema? C'è ancora luce fuori. 30% di visibilità in più. Nuovo Mokka X con fari LED intelligenti.
Siete pronti, ragazzi? Scopri il mondo Opel Fratelli Magnani. Per informazioni 0547 63 17 20. La risposta alla tua esigenza di fornitura di GPL sfuso e imbottigliato è solo SAC Petroli di Cesena, la concessionaria più dinamica di Eni Gas GPL in Italia. Prova i prodotti e i servizi della SAC Petroli, ne rimarrai entusiasta. Eccoci qua di nuovo insieme, dovremmo avere a breve, credo, la telefonata, probabilmente, per vedere così quello che accadrà, come sempre accade, no? il prossimo turno. L'avversario del Cesena è lo Spezia. Io direi però che ci potremmo prima fermare un attimo, no? Per il blocco lungo di pubblicità, e poi dovremmo avere pronto anche Armando Napoletano, il collega del secolo di La Spezia. Quindi, intanto che ci prepariamo, consigli per gli acquisti. Quando la vostra attività pretende il massimo dell'igiene, pretende MaxiCart, alberghi, centri estetici e palestre, industrie, utilizzano quotidianamente i nostri prodotti per garantire il massimo della pulizia e dell'igiene. Se i vostri clienti si fidano di voi, voi fidatevi di MaxiCart. Prezzi shock. Vieni da Pantano, che aggiunge anche un fantastico sconto. Fino al 60% su tutta la produzione. Poltronificio Pantano. Produzione e vendita diretta a Forlì in via Anna Frank 37. La Commerciale Agricola di Billy Giovanni S.p.A., punto di riferimento per la vendita e il noleggio di macchine agricole, industriali e per il giardinaggio. Concessionaria New Holland, rivenditore Manitou, Kuhn, Nobili, Nardi, Gallignani, Ferri, Celli, Beatoro e Carraro. La nostra forza è un servizio assistenza con officine mobili di pronto intervento, automezzi per trasporti anche eccezionali, tecnici altamente specializzati, fornitissimo magazzino di ricambi originali. Disponiamo inoltre di un vasto parco di macchine usate, controllate e garantite, un centro servizi per consulenza tecnico-agronomica, fiscale, assicurativa e finanziaria. La Commerciale Agricola di Billy Giovanni S.p.A., sedia Forlì via Dragoni 114, filiali Rimini e Fano, www.lacommercialeagricola.com. È bello entrare in casa e accorgersi che tutto è esattamente progettato secondo i tuoi spazi. Mobile Shop adatta design e stile dell'abitare alle tue esigenze, con le nuove cucine scavolini, living e bagni, tutto garantito 10 anni. Sugli elettrodomestici, estensione garanzia fino a 5 anni. Mobile Shop è centro camerette Moretti e progettazione grafica gratuita. Mobile Shop Arredamenti, via Bonaparte 50, Forlì. Approfitta della detrazione fiscale del 50%. Voglio stare bene, camminare, correre. Bello da vedere, silenzioso e con il minimo ingombro. Myrun Techno Gym è facile da usare. Con Myrun miglioro la mia corsa e la musica segue il ritmo dei miei passi. Può essere tuo a soli 85 euro al mese. Chiama l'870-7070. Sport Center, il fornitore ufficiale di chi ama lo sport, ti aspetta nel suo showroom a Cesena. Sport Center, il numero uno nella classifica team. Visita il sito sportcenter.com e scopri tutte le offerte a te dedicate. Ogni giorno io sono tante donne e accanto a me c'è sempre una pelliccia Magnani. Posso essere dinamica e sicura. Vivere casual, sportiva e libera. E al momento giusto sarò elegante, femminile e romantica. E in tutte queste emozioni saprò sempre cosa indossare. Una pelliccia Magnani. E in più, da Magnani a Forlì, puoi cambiare la tua vecchia pelliccia scontandola sull'acquisto di una nuova.
a Forlì, Pellicce Magnani, per tutte le donne che ci sono in una donna. Benvenuti in GM, oltre 60 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, acciaio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza, 1000 metri quadrati di esposizione dove trovare la soluzione ideale per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati vi assisteranno per ogni vostra esigenza. www.gm.net. La ditta Calderoni Rolando a Forlì, da sempre leader nel settore, vi aspetta per presentarvi le nuove macchine agricole per vigneti e frutteti, Biorotor Raffili per la lavorazione biologica e il Tosa Erba Variex a larghezza variabile. Per info calderoniweb.it. Da oggi accendi la luce per migliorare la tua vita. Scegli PLT Pure Green per la tua casa. Nuovo Mokka X, con fari LED intelligenti. Scopri il mondo Opel Fratelli Magnani. Centrale del latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Alpi Cimbra, la montagna trentina vicina da non crederci. E allora, terza ed ultimissima parte di Pianeta Bianconero, di nuovo insieme, come insomma da tradizione capita tutti i lunedì, andiamo ovviamente a vedere quello che accadrà nel prossimo turno, il Cesena che sarà impegnato sabato sera nell'anticipo, o meglio nel posticipo dell'anticipo, se vogliamo, ormai con questi calendari è sempre drammatico capirci qualcosa, anche perché c'è la Serie A che si ferma e la B quindi torna a giocare di domenica. L'avversario è lo Spezia di Fabio Gallo, e allora abbiamo un collega del secolo di La Spezia, Armando Napoletano, buonasera, in collegamento telefonico. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. E allora così proviamo ad introdurre un pochino quello che sarà l'avversario che vedremo al Manuzzi sabato. Uno Spezia, vedendo così il rendimento, 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, benissimo in casa, molto male fuori, una squadra che deve ancora probabilmente decidere cosa fare da grande, è così? Sì, per la verità avrebbe già deciso cosa fare da grande, cioè salvarsi, cercare di rimediare questi 51 punti che possono rappresentare la tranquillità. È una squadra che per ora ha capitalizzato al massimo i 4 gol segnati, è il peggior attacco, e che ha dimostrato, diciamo, una, da una parte una certa fragilità, dall'altra una garra, come direbbero sudamericani, cioè è una squadra che è l'ultima a morire, che ha risolto molte partite nel finale, che lotta tantissimo, che ha un giocatore simbolo come Lopez che la trascina e che sta ritrovando piano piano altri pezzi che negli ultimi anni erano un po' spariti dal radar della Serie B, e come per esempio Marilungo, lo stesso Giorgi o il portiere Bassi o Capelli, che ha giocato da voi tantissimo. È una squadra che sta cercando una propria identità, ma che rincorre per adesso tornando al pratico. Ecco, in panchina c'è uno dei tanti volti nuovi, diciamo, no, di questa stagione, perché sono cambiate tante panchine durante l'estate. Ecco, Gallo, per provare ad inquadrare l'allenatore, cosa ci dobbiamo aspettare e con che modulo vedremo lo Spezia sabato? Guarda, intanto per parlare di Fabio Gallo bisogna avere dei riferimenti abbastanza precisi. È un allenatore, ma è stato un calciatore che ha fatto una gran bella carriera e che ha avuto la possibilità di avere delle grandi soddisfazioni. Poi ha avuto uno scatto, diciamo, importante legato all'arrivo a Brescia di Mircea Lucescu, che l'ha trasformato da un centrocampista lento a un trequartista finissimo che correva. E ne ha fatto anche un giocatore molto intelligente, che sia in campo che poi da allenatore sta dimostrando una grandissima saggezza tattica. Lui gioca con un 3-5-2 molto raccolto e punta molto sulla fase centrale del campo, la terra di mezzo, dove spesso schiera dei giovani. È uno che in passato, anche quando allenava gli allievi e giovanissimi dell'Atalanta, ha lanciato praticamente tutta la nidiata dei Conti, dei Gagliardini, dei Caldara, e ha fatto così anche lo Spezia con la Primavera, portandolo fino alla semifinale del Viareggio, e sta facendo anche adesso in B lo stesso percorso. Ecco, telegraficamente l'ultima, Armando, che ti chiedo, visto che ci saranno tanti
Ex, il giocatore probabilmente più atteso che è Capelli, domani verrà squalificato perché è stato espulso nella partita che qui stiamo intanto vedendo contro il Bari, ma bene, caduta la linea? Rimaremo nel dubbio. Sì, per sempre. Rimaniamo nel dubbio, intanto abbiamo visto il fallo di Capelli, possiamo aiutarci, no, con la grafica, dicevamo dei tanti ex, perché insomma nello Spezia ce ne sono parecchi, alcuni piuttosto così recenti, due sicuramente attesissimi. Uno non ci sarà, che è Capelli, ma insomma Granoce e Marilungo davanti sono due giocatori che nelle ultime stagioni hanno detto qualcosa a Cesena, no? Sì, tanto Spezia, se non sbaglio, unica squadra in B non aver segnato in trasferta, se non sbaglio. Esattamente, infatti come vedi nel nostro meraviglioso contributo. Siamo qui per questo, insomma. Un punto, zero gol in trasferta, mentre in casa sono tre vittorie consecutive. Una squadra che va fortissimo al picco, ma non è una novità, e che invece in trasferta... non ha ancora segnato, lo diciamo, esatto. Sì, lo diciamo perché dobbiamo fare cronaca, sì. Ma insomma, perché ultimamente i tabù con il Cesena spesso vengono così, no? Vanno... Che differenza, ragazzi. No, dicevamo, gli ex, Granoce, Marilungo, c'è Giorgi, non ci sarà Capelli, poi De Col, insomma, giocatori che hanno dato comunque un discreto contributo, a parte De Col, probabilmente. Sì, giocatori super collaudati, io mi aspettavo qualcosa di più, insomma, come obiettivi dello Spezia, anche oltre la semplice salvezza. Evidentemente poi i nomi in B non bastano, come è giusto e come è la legge della Serie B, è un tipo di squadra che per certi versi mi interessava molto, perché secondo me aveva i vecchi giusti al posto giusto. Poi c'è un allenatore che comunque è tutto da scoprire, Fabio Gallo, che penso che i tifosi del Cesena magari di più tarda età magari ricorderanno, quando a suo tempo Beppe Baronchelli, che era il fedelissimo di Alberto Cavasin, rimediò un sacco di botte degli Ultras del Brescia, era per salvare Fabio Gallo da un agguato notturno degli Ultras del Brescia, e Baronchelli ci mise la faccia e dopo ci mise anche parecchi cerotti sulla faccia, insomma, però il gesto fu lodevole. Insomma. Gallo, Nicola, un giocatore insomma che ricordiamo ovviamente molto geometrico, no? Una nuova carriera, no? Questo debutto in pratica in Serie B con una squadra negli ultimi anni sempre molto ambiziosa. Quest'anno probabilmente lo Spezia è partito un pochino con i fari spenti, però insomma i giocatori sono stati, ne sono arrivati, parlava Napoletano di Lopez, altro giocatore tra l'altro che è stato promosso in Serie A l'anno scorso col Benevento, un ottimo mancino. Sì, come diceva Fabio, hanno i vecchi al posto giusto, poi dopo Serie B è... una giungla. Sì, stavo proprio dicendo giungla, incredibile. No, è un mondo a parte, perché quello che ricordavo prima, dalla C1 alla B molte squadre comunque riescono a essere competitive, anzi a volte fanno il salto e quindi c'è estremo equilibrio, quindi la squadra che avrà più continuità, più fiducia, più convinzione e può far bene e tra l'altro non ci sono mai sicurezze, cioè chi è in fondo può ribaltare, sì, la classifica e viceversa, quindi è una buona squadra, è una squadra che ha valori, si sta confermando in casa dove è un campo sempre molto molto ostico, perché è un tifo molto passionale, e fuori casa ha avuto qualche problemino, speriamo che non lo risolva con questo percorso. E tanto per essere super sportivi. Ci prendiamo un ultimo respiro, lo facciamo in compagnia di altri due amici. Vai. È la volta di Biserni Ceramiche e Tenuta Malia. Stili, materiali e competenze, tutti insieme, appassionatamente. La sala mostra di Remo Biserni ti aspetta con una straordinaria scelta di gres, parquet, pietre e mosaici, sanitari, rubinetterie e arredo bagno. Tutti prodotti scelti con attenzione all'evoluzione tecnica ed estetica, perfetti per valorizzare gli ambienti della tua casa. Ad accoglierti personale competente per consigli e preventivi gratuiti. Ceramiche Remo Biserni, via Dismano 442, San Zaccaria, Ravenna. Stili, materiali, competenze. Tenuta Amalia. Dal 1925 il vino è la nostra storia. I vini della Tenuta Amalia sono alla Corte del Vino, l'enoteca della Cantina di Cesena, in via Emilia Ponente 2619, aperta dal lunedì al sabato.
E allora, ultimissime battute, ultimissimi minuti di questa puntata speciale con le tante parole ascoltate di Fabrizio Castori, l'immagine dell'allenamento e non solo. Abbiamo, così chiudiamo il cerchio, l'ultima domanda da casa e poi ne ho io una anche per i nostri ospiti. Eh sì, innanzitutto permettetemi anche di dire che abbiamo provveduto a caricare a furor di popolo il servizio andato in onda in precedenza sulla pagina Facebook di Pianeta Bianconero, il servizio sui pareri sul ritorno di Fabrizio Castori a Cesena. Potete già consultarlo proprio sul profilo Facebook. Un'ultima domanda è arrivata, è una domanda forse innocente per come viene posta, ma che invece fa capire che ci sia qualcosa dietro a appunto questo quesito. Con Fabrizio Castori, dove può arrivare questa squadra? Fabio, prenditi tu l'onere. Allora, parto dalla quotidianità. Io non credo che vedremo grandissime partite a livello qualitativo, però vedremo una squadra con un'anima e di grande compattezza. Non è una situazione, non è un miracolo poi quello che si chiede a Castori, insomma, perché c'è comunque grande democrazia in B, il Cesena ha battuto l'Avellino che al momento è ai vertici. Io credo che possa anche aspirare a metà classifica. Scusa, ma te l'aspetti già da sabato il cambiamento? A livello caratteriale sì, ecco, a livello caratteriale assolutamente sì, anche perché ci sarà un fattore campo, gara serale, Castori che debutta, il Cesena parte in 12 sabato sera. Quindi come approccio ti aspetti veramente la svolta proprio alla palla? Ma come approccio e carattere sicuramente. Massimo? Sì, Martignano, la categoria ha fatto il miracolo Castori, quello che chiedeva la società. Io faccio il tifoso, ho detto prima sono 6 punti dai play-off. Le vinciamo tutte. Evviva, evviva. Nicola, sarai allo stadio sabato oppure che partita c'è da preparare? No, tornando a Castori, provo a ragionare come lui. Si guarda sabato, non si guarda quello che sarà dopo. Io credo che avrà una voglia di entrare e far capire ai giocatori che nel sabato inizia un campionato diverso, che deve essere affrontato con determinazione, con entusiasmo e con grandissima concretezza. Bene, allora vi dobbiamo il vincitore, il gol più bello, insomma, quello che è stato votato da casa nella nostra app, e poi ovviamente, non l'abbiamo dimenticato, apriremo il concorso per vincere la maglia, qui abbiamo una piccola curiosità, insomma. Andrea. Una sorta di plebiscito ha premiato il gol di Alfredo Donnarumma in Avellino-Empoli, davvero forse il record di voti, per quantomeno come in termini di percentuali, perché vince appunto Donnarumma staccato, molto staccato, Lopez in Spezia-Bari, e poi ancora terzo posto per Filip Rajčević, che ha davvero messo la freccia e ha sorpassato i due che sono arrivati rispettivamente quarto e quinto, ovvero sia Sprocati in Parma Salernitana e Moscati in Foggia Novara. Questo invece il gol che ha sancito dunque la vittoria di Donnarumma nel sondaggio di oggi. Un discreto golletto, direi, sì. No, Laura? Direi, sei d'accordo? Sì, sì. Continuiamo a parlare di concorsi, parliamo di quello legato alla possibilità di aggiudicarsi la maglia del Cesena. È il primo caso nel quale non riusciamo a far aggiudicare a nessuno la maglia. C'è in realtà un amico che era aveva ipotizzato un 5-1, quindi c'è Stefano Bratti, lo diciamo. Complimenti a Stefano. Il nome, perché insomma avvicinarsi a un 5-2 non era facile. Insomma, l'aveva pensata di ampie vedute in maniera estremamente negativa, purtroppo non gli è andata bene. Vi ricordiamo però come si fa per partecipare, perché a qualche istante dalla chiusura del programma, anche questa sera, vi porremo la domanda tramite la pagina di Facebook. Vi chiederemo di fare il vostro pronostico rispetto alla prossima partita, quindi quella di sabato. Avete tempo per esprimere il vostro parere fino a 24 ore prima, quindi fino alle 20:30 di venerdì. Cosa dovete segnalare? Secondo voi come finirà quindi naturalmente il risultato, e provate ad azzardare anche i marcatori per il Cesena. Perché? Perché noi assegneremo la maglia a chi indovinerà risultato e marcatori. Se i marcatori non dovessero essere indovinati, a chi per primo ha indovinato il risultato. Ricordandovi che per ogni profilo potete esprimere solamente un'ipotesi, e quindi in bocca al lupo. Naturalmente i più rapidi sono quelli che hanno più speranze di vincere. Altra curiosità la facciamo invece in merito alla foto che si è aggiudicata Pizza e Birra, ristorante Pizzeria Rugantino.
il premio è andato a Luana, ma facciamo i complimenti a Katiuscia, che in realtà è l'autrice della foto, ci ha scritto, tra l'altro facendoci gentilissimi anche complimenti per la trasmissione, perché lo scatto è suo. Non sappiamo da dove Luana l'abbia rubato, probabilmente da Facebook, insomma, sarà piaciuto talmente tanto che ha voluto, insomma, appropriarsene. Luana però ha seguito la prassi, cioè ha seguito la nostra pagina di Instagram, ha utilizzato l'hashtag Pianeta Bianconero e lasciamo a lei comunque il premio, perché anche Katiuscia si è espressa in favore cappello, di questo. Giù il cappello chapeau. Anche per Katiuscia, che ha fatto veramente brave tutte un donne. Ottimo lavoro. Sì, allora, a proposito di ottimo lavoro, grazie Fabio Benaglia, grazie alla prossima. Voi. Nicola Campedelli, in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della stagione a Romagna Centro, e grazie e ti aspettiamo più avanti. Buonasera. Grazie a voi. Massimo, già hai fatto doppietta, insomma è stato un piacere, grazie, buona serata. Capocannoniere. Andrea, il tuo contributo ovviamente verrà rinnovato, si rinnoverà nelle prossime settimane. Ti ringrazio anche per il lavoro, insomma, al montaggio. Buona serata anche a te. Grazie a te, Luca. Ciao. Ovviamente, Laura, l'appuntamento è per lunedì prossimo, per un'altra puntata di Pianeta Bianconero. Io vi saluto, vi ringrazio e andiamo. E grazie anche a te, Luca. Lo faccio anche da parte dei telespettatori. Chiudiamo andando da Belle Déco e Centrale del Latte di Cesena. Buonasera. Dare colore alla tua pubblicità aziendale? Rivolgiti alla Belle Déco di Cesena, dove da oltre 50 anni persone competenti sono a disposizione per le tue decorazioni su automezzi, cartelli e striscioni pubblicitari in ogni formato e vari materiali. Belle Déco, la giusta forma e dimensione ai vostri colori. Visita bellideco.it. Centrale del Latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Solo prodotti del territorio romagnolo a chilometro zero, di altissima qualità. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli il gusto del latte, formaggi e gelati di Romagna. You know it can't see.